La Grecia morente sulle rovine di Missolungi, dipinta nel 1826 da Eugène Delacroix. L'abbiamo preferita come copertina stasera alla Venere strangolata. È in corso uno strangolamento di una nazione europea antica e civile a noi così prossima. L'abbiamo preferito questo dipinto di Delacroix perché è del tempo romantico nel quale i poeti come Lord Byron o i patrioti carbonari come il nostro Santore di Santa Rosa andavano in Grecia a lottare per l'indipendenza di questo paese e lì morivano proprio negli stessi anni in cui la stessa Grecia subiva la sconfitta e poi... Avrebbe avuto un re imposto, che coincidenza, dalla Germania. Lo, eh, la storia naturalmente non si ripete, ma questa sera, intitolando l'infedele La Grecia siamo noi, abbiamo pensato così di esprimere piuttosto un moto sentimentale. Non stiamo dicendo la verità, perché. Non è vero che in Italia e in Europa ci sia tutto questo trasporto sentimentale, tutta questa solidarietà per i greci che protestano contro le misure di sacrifici approvate dal loro Parlamento. Non ho visto scioperi, cortei di solidarietà, non ho visto niente di tutto questo. Piuttosto ansia, preoccupazione. L'idea, ma non sarà che una cosa del genere prima o poi potrà capitare anche a noi? In mezzo a tanti amici greci, e adesso anche eh, ci collegheremo con Atene, ha avuto la gentilezza di raggiungerci da Berlino un membro della Bundestag, che è un amico dell'infedele, Manfred Kolpe, deputato eh, della Democrazia Cristiana Tedesca, il partito di Angela Merkel. Eh, Gioca in trasferta e quindi lo ringrazio doppiamente di questa disponibilità. Buonasera ah. e saluti da Berlino. Mi dica intanto, appunto, ci incontriamo a Milano a metà strada fra Berlino e Atene, uh, e adesso ci collegheremo subito con una sua collega, commissione Finanze al Parlamento greco, Elena Panaritis del PASOK, cioè il Partito Socialista. Ma adesso prima di sentire Elena. Uh, mi dica la sua prima impressione, il voto così drammatico di ieri eh, nel Parlamento greco eh, approvato il memorandum che era sotto dettatura della cosiddetta troica eh, è sufficiente eh, o non basta ancora? Prima di rispondere a questa domanda, voglio fare un commento: mi sento molto a agio qui. Nella sua trasmissione mi sento tra amici anche se non magari dubbi. non abbiamo sempre la stessa posi eh, posizione. E volando, qui ho letto anche il suo editoriale di oggi sulla Repubblica. E qui però un commento lo devo fare anche perché prima di parlare della Grecia. Voglio Ma dire una spettatori non lo conosco. Eh, parola sulla Germania. Qui scrivi: eh, fai il paragone tra la Troica e, e un Boia. Non so se sia giustificato, ma ne parleremo. E poi viene il meglio, dietro la Troica si riconosce inconfondabile la, la sagoma dominatrice della Germania. Qui veramente devo dire qualcosa. Noi tedeschi non vogliamo dominare nessuno. Noi vogliamo un'Europa comune e credo che. I timori del passato non sono più giustificati. Vogliamo un'Europa comune e ognuno lavora per questa Europa, e, ma vogliamo anche un'Europa che ha una voce nel mondo è un, solo un'Europa economicamente stabile e non affondando in un mare di debiti ha una voce nel mondo. Questa è la posizione tedesca. Non vogliamo, cow get, dominare nessuno. Ne parleremo naturalmente stasera. Spero di convincerti stasera. Spero, ne sarò felice. Uh, Elena Panaritis, uh, non abbiamo avuto ancora questa risposta. Dopo Colbe sì. ce la darà: se sia sufficiente lo sforzo uh, che ha prodotto tante lacerazioni in Parlamento, ma soprattutto proteste sociali uh, in piazza Sintagma. Abbiamo riempito lo studio dei mandarini che venivano lanciati ieri contro la polizia a Atene. Uh, tu uh, hai votato questo memorandum, uh, ti chiedo se lo hai fatto con forte convinzione o se hai avuto anche tu delle incertezze, dei dubbi. Eh, ovviamente l'ho votato, eh, ho avuto dei dubbi. Uh, e i dubbi sono venuti dalla mia esperienza come economista della Banca Mondiale per più di dieci anni uh, quando già ero una delle persone che costruivano se volete dirlo così um, dei memorandum e dei uh, um, prestami di questa maniera e ho trovato che questo prestamo specifico era è, molto più forte di tutti quanti che ho visto i 18 anni che è eh, la mia carriera di economista alla Banca Mondiale. Sono Però, stati chiesti dei eh, sacrifici più pesanti di quelli eh, richiesti? No, non è solo i sacrifici più pesanti, è anche eh, tutta la condizionalità. E tutta l'obbligazione um, legale, anche il contratto legale, come si è fatto, e, um, però eh, è venuto um, in una maniera urgente al Parlamento, è venuto il sabato mattina e il domenica notte noi dovevamo già averlo letto, uh, discutato e votato. Quindi c'era anche un però, problema eh, eh, di umiliazione della dignità, del, eh, della sovranità greca. No, parliamoci di questo in un attimo. Eh, è certo che questa è una parte molto importante di, di discutere, però qual è, è, è dove è venuta, se volete, la, la decisione? La decisione è venuta... Uh, domani mattina ci svegliamo a un paese completamente in bancarotta, in default, o ci prendiamo il tempo di uh, dare una volta di più uh, la possibilità di uscire di, di questa crisi. Allora la risposta è stata che ovviamente la maggioria di tutti tanti abbiamo detto che ovvio dobbiamo votare perché eh, ovviamente non vogliamo stare in una situazione di default. E là è la solidarietà anche importante a, a pensare perché molta gente dice in Grecia alle strade abbiamo già preso sette differenti. Eh, onde, non so come dirle, sì, sì. waves, sì. pacchetti di riforme di austerità, stancate diremmo ultimi noi, 20 mesi, pa ecco. sì. agli ultimi 20 mesi. E, però io come economista dico che l'austerità per sé no, non è necessariamente sufficiente si deve fare riforme ehm, di de, ehm, ristrutturazione del nostro mercato, della nostra base produttiva. La fermo un attimo Elena. È... La fermo un attimo perché voglio presentare gli altri ospiti e darle anche una notizia, credo però, eh, non positiva, perché dal Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europea, proprio questa sera, Ewald Nowotny ha dichiarato che non bastano ancora. La Grecia deve fare di più affinché gli aiuti, ricordiamolo, si parla di una somma, Federico Fubini, 330 110 e, più 130 sì, miliardi di euro vengano sbloccati. Cioè non è bastato eh, la lacerazione di eh, ieri sera e in più è richiesto che eh, i leader politici che competeranno nelle prossime elezioni di aprile firmino una dichiarazione scritta che rispetteranno questo memorandum, questa stangata di cui poi eh, parleremo. Quindi diciamo non ancora eh, diciamo, il vostro sforzo è considerato sufficiente. Eh, L'altro collegamento noi lo abbiamo con Roma, dove eh, il nostro punto di riferimento, il nostro luminare eh, della Macroeconomia, Marcello De Cecco, bentornato all'Infedele, oggi docente alla LUIS di Roma. Eh, qui eh, in studio abbiamo un altro economista che ha lavorato come De Cecco parecchio negli Stati Uniti, è Giovanni Dosi, adesso all'Istituto Superiore Sant'Anna di Pisa. Ha eh, collaborato e credo collabori tuttora con in, un premio Nobel critico dell'economia, Joseph Stiglitz, sì, sì. che proprio oggi. Non le manda a dire neanche alla banca centrale di Draghi che fa sì. parte della Troica. Ecco. Sì, sì. Eh, accanto a lui Marianna Vintiadis, bentornata, sì. eh, è country manager, si dice, in Italia ma anche in Grecia per la multinazionale della sicurezza, la Croll. Ma è vera questa storia che i tedeschi eh, si sono molto arrabbiati perché il governo Papandreou non voleva comprare più i sottomarini e altre <ride> armi. Beh, in di, sicuramente, di sicuramente è una grossa disputa la questione dei sottomarini e eh, se effettivamente questi sottomarini eh, riescano ad andare in mare eh. o meno, come il governo greco sostiene che non sia il caso, è un, un argomento ancora scottante. L'ospite più giovane è seduto accanto a Mariana Vitiadis ed è Stefano Minadakis, eh, diciottenne se non sì, sbaglio. Sì quindi come dire, può firmare la liberatoria e partecipare alla trasmissione, che ha militato a lungo nei centri sociali di Atene prima di venire... Sì, diciamo ah, sì. di sì. Sono sì. venuto qua a Milano a settembre, ho vissuto in una zona diciamo, di Atene dove comunque era molto politicizzata, possiamo dire. Ecco. Di fronte a Stefano c'è Maria Panuggia, dottoressa, medico greco, eh, residente in Italia, che già ci ha aiutato a seguire tutto il percorso drammatico, eh, perché la storia comincia due anni fa no? e eh, diciamocelo, se siamo a questo punto due anni dopo eh, vuol dire che non è andata così bene il lavoro della Troica, che poi cercheremo di capire chi è e se è da sola. Gabriella Preda, benvenuta all'infedele. Gabriella Preda è una giornalista televisiva di Prima TV in Romania che ci aiuterà. A vedere come quello che sta succedendo in Grecia non è un fatto isolato, ma le stangate, come dire, in giro per l'Europa pesano parecchio. Ho già salutato Federico Fubini e ho tenuto eh, per ultima eh, chi è eh, appena arrivato da Atene sì. con gli occhi lucidi, eh, sì. perché era in piazza Sintagma ieri. Maria Ziguri è, una è un artista visuale che ha partecipato all'autogestione del teatro Ambrose sì. eh, di eh, Atene. C'erano effettivamente tutti questi mandarini, diceva Sì, di ma questi gli... non servono. Ci questi... vuole qualcosa più pesante. Sai, ci vuole le pietre. Ha ah, così arrabbiata è ancora stasera. Eh sì, eh, sì, immagine Volevate bloccare l'attività del Parlamento in cui siede Elena Panaritis. Volevate impedire al Parlamento... Di votare no, niente. Noi volevamo solo stare concentrati e stare presenti là alla a questa alla piazza di Sidagma, ma sempre che gli altri eh, hanno un po', con tutti questi lacrimogeni, da, dappertutto hanno cominciato a terrorizzare tutti. Allora ha cominciato tutta la battaglia, diciamo. In cui siamo stati coinvolti anche. Figure eh, di riferimento importanti per sì. eh, questo movimento di protesta. Mikis Teodorakis sì. che ha 86 anni, 86 anni. e accanto è a lui anche Milos Glezos ci può spiegare chi è quest'uomo che sta per compiere 90 anni. Sì, e questi sono personaggi come i simboli per noi alla Grecia, perché Glecios uh, durante l'occupazione tedesca della seconda guerra ha uh, Arrampicato alla Acropoli. Acropoli e ha preso, ha messo la bandiera greca. Sì, ha strappato la ha bandiera strappato, nazista scusate, e ha messo. Per non parlo così bene no, italiano. è perfetto invece. <ride> è perfetto. Grazie. Invece, Michis Teodorakis veramente era una delle figure importantissime per la dittatura di, di 70, l'opposizione ai colonnelli. Sì, con la sua musica noi, le nuo generazioni nuove, siamo cresciuti e ogni volta che ascoltiamo questa musica, queste canzoni, piuttosto in questo periodo piangiamo. Vi commuovete. Comunque. È un momento difficilissimo, evidentemente, per la Grecia. Io eh, devo fermarmi, eh, ma prima di andare in pubblicità. Mi comprenderete, in particolare voi amici greci e tedeschi, se eh, voglio eh, trasmettere il resoconto di una giornata che ci stava specialmente a cuore, eh, a noi dell'infedele, perché abbiamo seguito dal dicembre scorso il momento della divisione, del eh, dramma di coscienza di Casale Monferrato, incerta se accettare o meno una transazione, un compromesso per uscire dal processo dell'amianto, il processo Eternit. C'era un'offerta cospicua di più di 18 milioni di euro per rinunciare. Eh, poi abbiamo seguito il ripensamento di Casalle Monferrato e del suo sindaco, eh, l'impegno del Ministro della Salute, ma oggi alle eh, una e un quarto con una... Dignità straordinaria, una compostezza che non mi immaginavo. Centinaia, migliaia di persone, senza applausi, senza urla, hanno ascoltato la sentenza di Torino. Una sentenza che tutti definiscono eh, storica: nella quale per disastro doloso permanente e omissione dolosa di misure antinfortunistiche sono stati condannati i proprietari della Eternit, lo svizzero Schmidaini e il Belga De Cartier. 6.400 sono le parti civili, migliaia sono i morti. Noi vogliamo salutare questa giornata importante per la quale abbiamo ritenuto di impegnarci eh, con questo racconto di Paola Mordiglia. Dopo la pubblicità torneremo a parlare di Grecia. Nome del popolo italiano. Quando sentiamo la sentenza che sia a nostro, speriamo a nostro favore, se volete esultare, esultate in silenzio, senza... Esultare. Il Tribunale di Torino, visti gli articoli 533 e 535, codice del procedura penale. Per me oggi è una giornata storica, perché come va la sentenza adesso non lo sappiamo, speriamo in bene, però è una giornata particolare. Negli anni 60? Era un, era un disastro come lavoro, e polvere, mai nessuno, eh, qualcuno le volte dicevano che facevano qualcosa, ma non è mai stato fatto niente. Dichiara de Gartier de Marcel Jean-Louis, Echmidain e Stefan. Porti un ricordo tuo appunto dentro di tuo padre che è mancato per l'amiante Beh, è morto quando non avevo. Ancora compiuto 14 anni, comunque lo ricordo molto bene. Colpevoli dei reati loro contestati al capo A della rubrica. Condanna la pena di anni 16 di reclusione ciascuno, nonché entrambi al pagamento dello protettato. di Il Visto l'articolo 531 del Codice di Procedura Penale, dichiara non doversi procedere contro i predetti imputati in ordine ai reati loro ascritti al capo A della rubrica limitatamente ai fatti commessi fino al 13 agosto 1999. Crescendo di emozione fortissima, proprio difficile da controllare. E alla parola colpevoli l'idea proprio della soddisfazione profonda, non della gioia, la gioia è un'altra cosa. Ho il cuore che mi viene in gola, comunque per la sentenza sono soddisfattissimo, non me l'aspettavo, pensavo che gli sarebbero stati condannati di meno. Era un pensiero che avevo io in testa così, un pensiero mio, personale che non ho mai detto a nessuno. Quando mi hanno assunto del 60 facevo i salti di gioia, perché allora era, a Casale era lo stabilimento dove si prendeva un bello stipendio, un lavoro sicuro, ma nessuno sapeva che era un veleno l'amianto. E oggi quando ha la lettura della sentenza, lei cosa ha provato? Eh, un'emozione. Mi sto mezzodando ancora adesso. Comodio Giovanni, congiunta di Carlo, Monichino Francesco, <ride> congiunto di Coproano. Ho visto, mi sono viste le foto di mia mamma e di mia zia e di tutti quei nomi che sta citando adesso. Orsillo Carlo, di San Alessandro. Orsillo Giuseppina, San Giulio Alessandro. Non è bello ascoltare tutti questi nomi, ci fa stare veramente male. Non sembra vero che, vabbè, la lotta è stata veramente enorme. Abbiamo, li abbiamo fatti passare tutti questi 30 anni. Sono stati dolorosi, pesanti, incredibilmente. Siamo arrivati però a, a questo processo. È una bella soddisfazione, però fa male, fa veramente male sentire tutti questi nomi. Casale Monferrato, che è quello che ha più vittima oggi, rappresenta l'Italia in questo processo. Sì, sì, ma direi che rappresenta il mondo, no? dell'economia tedesco Wolfgang Schauble stasera ha sentito il bisogno di eh, precisarlo. Noi non vogliamo torturare nessuno eh, con questo memorandum, con questo pacchetto eh, concordato con il governo greco. Noi non vogliamo torturare i greci ma puntiamo invece ad aiutarli a diventare un'economia concorrenziale in grado di crescere. Mi rivolgo a Marcello De Cecco che appunto stimiamo molto per capire se quindi abbiamo sbagliato descrivendo come uno strangolamento della economia greca questo pacchetto imposto in così pochi giorni. Ma è una cosa che si trascina, che si trascina da perlomeno due anni, ma forse anche di più. E questo è il vero strangolamento. Non è che quello che è successo negli ultimi giorni solo è che non si prendono decisioni e che la colpa è un po' di tutti. Ognuno sta facendo la parte nei confronti del proprio elettorato interno. Il dottor Schäuble non vuol torturare nessuno, noi non siamo la Grecia, queste sono cose che quando si dicono si vede che la situazione non è più quella dell'Europa del 1980, 90, perfino quella nella quale siamo entrati con l'euro. Qui stiamo parlando una lingua antica e non particolarmente bella. Nessuno di noi si ricorda cose che non c'entrano. E si dimenticano cose che c'entrano molto e che sono successe adesso. Gli stereotipi nei confronti dei, dei paesi sono sempre quelli: i finlandesi volevano un pezzo di Acropoli, questi qui non si fidano della Grecia, la Grecia non si fida di loro. La vera vittima di tutta questa vicenda è la fiducia degli europei negli altri europei, è questo. È qualcosa di profondamente importante per l'economia, non parliamo di scienze politiche, parliamo di macroeconomia. La fiducia è parte integrante della macroeconomia moderna, poi non è mai successo che un paese debitore con una forte deflazione da cinque anni riesca a rientrare in gioco. Con un'ulteriore politica fiscale deflattiva. Ma la chi gliela imposta fisc... questo lo sa benissimo. La Grecia sono cinque anni che ha il segno meno brutalmente da uscire. È un momento, no? Cade, però qui le cose bisogna dire pure che è successo prima. E prima, se andiamo a vedere il governo Caramanlis, ne ha combinate che nemmeno gli Stati dell'Italia da bere ne aveva combinate è andata a finire allo stesso modo, solo che noi siamo molto più ricchi, molto più produttivi e possiamo assorbire molto di più e la Grecia è molto più piccola tra l'altro. Quindi quello che si deve ricordare è che questi sommergibili greci qualcuno li ha ordinati e la Grecia spende per la difesa il 4% del PIL, il resto dell'Oxe spende il 2%. Chi glielo ha imposto? di spendere il 4%. E poi che negli il ultimi cinque anni di Caramanlis appunto si sono fatte delle Olimpiadi gestite bene per lo spettacolo e malissimo per quello che è rimasto nell'economia. Si sono dati aumenti salariali enormi e si sono moltiplicati gli impiegati pubblici. Si sono migliorati a spese dei debiti una quantità di cose che ci volevano. E tant'è vero che noi le abbiamo fatte anche noi, le abbiamo fatte negli anni 80 e per quanto tempo abbiamo pagato? 20 anni di ristagno in Italia, mica uno. Sono 20 anni che l'Italia non cresce veramente. Quindi noi abbiamo pagato e ci si poteva aspettare che arrivata la fine di questo governo di destra. Si dice che uno non si dovrebbe occupare della sovranità altrui. E degli affari politici altrui, ma l'Europa significa anche questo: che io mi occupo della Grecia, che io mi occupo della Germania e la Germania si occupa sia di me che della Grecia e la Grecia pure. Quindi, o siamo europei o non è vero. e Fino a poco fa credevamo di esserlo. Adesso tutto a un tratto si dice che invece ognuno per conto suo e Dio per tutti. È un po' tardi. Possiamo sempre rimettere delle sbarre di confini. Non è vietato. E se si continua su questa strada tutti insieme a parlare solo al proprio elettorato e non fare politica europea, così andremo a finire. Ma e intanto non sarà forse, nemmeno la prima volta. Forse non delle sbarre di confine, però eh, so che stanno in tanti eh, cercando di costruire dei muri antincendio, una delle parole più usate dalla finanza internazionale e firewall, appunto, un muro per impedire che ciò che accade in Grecia possa provocare dei danni dei flagranti eh, a noi. Eh, molti e uomini di finanza eh, in privato lo confidano, adesso siamo più tranquilli, dicono. D'estate eravamo molto spaventati, ma adesso falliscano pure questi greci, non è che eh, possano mettere in pericolo i mercati. È un calcolo eh, realistico? Ma eh, è, è già stato fatto questo calcolo l'anno scorso e non ha funzionato. Il contagio greco eh, eh, è arrivato eh, direttamente anche a noi. Eh, su questo, no? il compromesso di Deauville, quando Merkel diceva che bisogna fare, permettere che i paesi ristrutturino il debito, questo ha creato molto contagio. Merkel stessa ha fatto un passo indietro. Però vorrei dire una cosa. Eh, secondo me bisogna, e anche voglio spezzare una lancia per il nostro ospite tedesco, eh, eh, bisogna guardare quello che la Germania fa, non quello che la Germania dice. La Germania in Grecia ha 70 miliardi in gioco, l'Italia nella sua chiave del PIL che è poco più della metà ha anche molti miliardi in gioco, forse più del 2% del PIL attraverso i vari canali e soprattutto abbiamo passato eh, gli ultimi sei mesi, otto mesi, due anni se vogliamo a criticare la Merkel perché non ci dava questa porta tagli a fuoco, questo quest ombrello, questa rete di sicurezza. In realtà, Silenziosamente, senza dirlo, adesso la data. Vorrei ricordare che la Bundesbank, per, la, per una volta, ha votato a favore delle aste illimitate di liquidità della Banca Centrale Europea, che di fatto stanno diventando oggi la rete Tagliafuoco. Dunque, eh, io ho l'impressione che a questo accordo sulla Grecia non ci crede nessuno, né i greci, né i tedeschi, né gli italiani, né la BCE, tutti vogliono. Guadagnare tempo per portare in sicurezza è cinico, ma ho l'impressione che sia così per portare in sicurezza l'Italia e la Spagna, e dopo sulla Grecia si vedrà e dipenderà dal nuovo governo che sarà eletto in aprile ma perché non la smettiamo con questo quest accanimento terapeutico con la Grecia, voglio dire, sappiamo che eh, il eh, qualsiasi cura da cavallo peggiora qualsiasi salasso peggiora la condizione greca. La, greca, la Grecia è in bancarotta, riconosciamo la bancarotta e non facciamo che successivi salassi c'è cioè, questa cioè, sorta di pensiero unico nel quale cioè, il risparmiatore virtuoso di grosse Deutschland non può continuare a pagare per eh, i, i mediterranei spendazioni, il fatto che, che i greci abbiano rubato l'ira di Dio è verissimo, però è anche vero che i sacrifici attuali sono per pagare i banchieri tedeschi e i banchieri francesi quindi è essenzialmente una partita eh, però, di giro che i non viene riconosciuta. Ma anche i francesi stanno perdendo il 70% sui loro crediti sulla Grecia. Senta, Questo lo stanno facendo. Beh, no? beh, scusate, eh, 70, ma la vostra conversazione dice agli amici greci presenti, anche a Enel, a Paranaritis, qualcosa di molto spiacevole. Eh, e cioè, mi sembra che vi troviate d'accordo nel definire sostanzialmente un gioco delle parti, una commedia, eh, questa Cragica. trattativa. Cragica. Tragica, tragica ma... certo che tragica, nella quale eh, gli esperti vogliono soltanto decidere quando e come comunicare che la Grecia è fallita. Ho capito bene? Sì, sì, sì. sì, sì. sì. Uh, perché uh, quello che veramente gli preme è evitare che l'Italia e la Spagna facciano la stessa fine, perché sarebbe un guaio grosso. Quindi, come dire, uh, mettiamo sul muro anticontagio con la Grecia e quello che succede ai greci in fondo se la son cercata. Tutti quanti avete detto che hanno barato sui conti i governi precedenti no, e quindi no, eh, no, li abbandoniamo io al loro destino. Ma non lo, no, non lo metterei in termini di giustizia, di quello che è giusto o non è giusto, ma anche in termini di quello che è possibile fare. Allora, intanto alcune delle misure che sono state approvate in questo pacchetto sono sbagliate: ridurre il 20%, di più del 20% i salari, impoverire la Grecia. Rende, eh, la, rende il debito ancora più insostenibile da questo punto di vista questa misura è sbagliata va anche detto che in questi due anni i greci sistematicamente non hanno fatto le cose che avevano detto che avrebbero fatto e infatti gli diceva fatte, De Cecco c'è un meccanismo di sfiducia reciproca che sp spinge addirittura la Troica che ricordiamo l'è fatta da Fondo Monetario la Gard Banca di Francoforte Draghi e Commissione Europea Barroso eh, con o senza la Germania dietro, eh, però ha, oggi ha chiesto mettetemelo per iscritto voi partiti, se volete fare le elezioni come le farete ad aprile eh, e quindi non ci sarà più il governo tecnico del nostro Papademos, uomo di Francoforte, del quale ci fidiamo, mettetemelo per iscritto perché non vi crediamo che applicherete le regole votate in Parlamento. Rishaube, poi voglio sentire la Panaritis. Per primo contesto nessuno in Europa vuole il fallimento della Grecia, vogliamo mantenere la Grecia nella zona euro ma la Grecia deve fare e per questo abbiamo fatto un primo pacchetto di 110 miliardi, adesso faremo un secondo pacchetto di 130 miliardi, 240 miliardi, strangolamento è qualcosa di diverso insomma no? E, ma anche la, quindi lei prevede che verranno concessi se questo, se questo, la nuova trans questo, il nuovo prestito se questo lo chiama strangolamento molti si desidererebbe avere questo eh, tipo di strangolamento no? ma anche la Grecia deve fare i compiti le faccio tre esempi la Grecia ha un settore pubblico la Grecia ha 4 milioni di, eh, di impiegati, nel settore pubblico lavora più di un milione cioè più del 25% in Germania è il 9% anche in Italia è molto di meno questa questi numeri devono essere ridotti e 150 mila è un primo passo, ma si deve continuare. Poi la Grecia ha un'evasione fiscale tremenda, i greci ricchi non pagano le tasse e l'elettore tedesco si, si chiede se i greci non pagano le tasse perché devo pagare io? No? E nessun governo greco negli ultimi 50 anni ha combattuto l'evasione fiscale, anche l'attuale, non vedo alcun progresso là. E per terzo, i salari greci sono abbastanza alti nel contesto europeo. Ho fatto, ho fatto le cifre, ho fa le dico le cifre. Abbiamo un salario medio in Grecia nel 2009 di 25.000 euro. In Spagna erano anche 25.000 euro. Nel eh. Portogallo erano eh. 17.000 euro. In Slovenia erano 16.000 euro. In Slovacchia 10.000 euro in Estonia 9.000 euro e in Romania si parla collega, di portare di il euro. salario minimo, calandolo Ma del 22% solo, a 580 solo get, euro dico bene solo get circa, get, circa, sì. questi paesi si chiedono come mai noi che guadagniamo molto di meno dobbiamo pagare per i spaldi del Greci, no? questa è la discussione che ha in molte parti dell'Europa non solo in Germania sta dicendo che non si merita solidi probabilmente eh, Elena Panaritis qui eh, si dice nessuno vuole il fallimento della Grecia ma dipende da voi questo è il messaggio ripetuto in tutti questi giorni De Cecco invece dice che proporre una manovra eh, così severa, deflattiva a un'economia che già è in deflazione da 5 o 6 anni significa semplicemente darle il colpo mortale senza svalutazione. Io, sì, io sono completamente d'accordo con l'economista De Cecco e io direi che ci sono. Eh, C'è solo una, una statistica che non è, che non è la reale. Eh, la nostra difesa è 7% del PIL, non è 4%. Ancora peggio. Siamo, ah. Ancora peggio, siamo il quinto, il quinto um, paese nel mondo, nel mondo. Che, sta, uh, che compra um, eh, armamenti dell'Allemania dell e della Francia. Mm -hmm. okay? Seconda cosa che volevo dire, per mettere le cose un po' chiare, eh, gli piacerebbe molto mettere... Eh, a questa figura di 7% 0%. Se si siamo tutti solidari nella Comunità Europea? Siamo perché non abbiamo tutti i 27 paesi della Comunità Europea? Fare una garantia delle nostre, delle nostre frontiere? E io domani vado al Parlamento e e chiedo 0% al, uh, al PIL militare. greco alla difesa. io però io vorreste... personalmente vado domani e lo faccio Grazie. però un'altra cosa molto importante volevo chiedere di questi 110 miliardi e di questi 130 miliardi che sono venuti i primi e la, ora, ora i secondi che, sono, che vengono? Quanti sono i miliardi che sono venuti all'economia greca reale? Invece, quanti sono i miliardi che sono andati a ripagare le dette delle nostri bondi che non sono più di 3A? Tuttavia, eh... di 3C ci sono junk bonds. Molti di questi sì, miliardi sono andati alle banche e agli hedge fund francesi, tedeschi, pagare. Sono eh, andati a pagare i servizi, le, servicing si chiama, sono andati a pagare i servizi della nostra società. Gli interessi. Dieta. Gli interessi. Solo perché noi abbiamo. solo sì, perché noi abbiamo detto che non vogliamo fare il default. Se noi faremo il default, questa questa questo denaro non deve andare a questa ma perché non lo è, è, è bancarotta appunto però per, allora, per no no prima di tornare su questo, okay, questo è un punto Signora decisivo naturalmente questo è un punto decisivo sul quale so che Dosi ha delle idee eh, come dire ben consolidate e cioè che sia eh, discutibile eh, in una situazione così drammatica di queste società Uh, impiegare la gran parte del denaro per pagare gli interessi sul Asciuta. debito, no. ci arriveremo dopo. Gatti, posso, sì, però, potevo no. dire una cosa, no. per favore, eh. prima di andare? Sì, velocissima perché voglio sentire gli altri amici greci in studio. Voglio velocissima: l'Alemannia. La, 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 la il 1945, quando abbiamo tutti de deciso che doveva ritornare al mondo uh, normale, lo che abbiamo deciso era che le sue frontiere erano garantizzate dalla Nato degli Stati Uniti mm -hmm. e non dovevano fare nessuna spesa militare per ragioni, per ragioni della Seconda Guerra, della Prima Guerra, non no, è no importante. Però questa è una spesa molto importante per noi. È chiaro. Ma perché? Allora, gli Stati Uniti eh, vedete come 2. la storia 5%. e le ferite della storia pesano anche sulla tragedia contemporanea. Tra poco con un servizio uh, ve lo racconteremo. Ma prima vorrei chiedere a Stefano uh, dei centri sociali ateniesi e vorrei chiedere a Maria come questa entità sovranazionale Troica, eh, Commissione europea, insomma quelli che arrivano da fuori a dettare eh, la politica economica dei vostri governi, eh, come sono percepiti, come sono accettati. Cioè, eh, in molti nel resto d'Europa non vi esprimono solidarietà perché dicono ve la siete cercata, avete avuto la finanza allegra. E adesso? Allora, secondo me il discorso è che... La Troica, la Germania, i paesi che danno il, il prestito, diciamo la Grecia, guardano l'interesse del proprio paese ed è una cosa abbastanza naturale, cioè il fatto di pensare a un'Unione Europea molto unita, che è solidale tra di loro, ormai almeno in Grecia non, ci, non si crede più. Quindi io magari c'è un odio verso questi paesi stranieri, verso la Troica, verso quelli che danno il prestito, però con un pensiero dietro va, si pensa che è naturale, vogliono cioè, guardano i loro interessi. Quelli con cui siamo arrabbiati sono i nostri politici, i quali non hanno diciamo, eh. il coraggio di dire un no sostanziale e dire noi cerchiamo una politica la quale possa aiutare il popolo e non le banche e non i grandi A costo anche di tornare alla dracma, ma a uscire dall'euro? Ma naturalmente, perché il discorso non è eh, rimanere nell'euro oppure eh, mettere una, una crocetta accanto al debito, ok, siamo a posto. Il discorso per i greci è avere uno standard. Di, di vita sostenibile. In questo momento il, il greco medio non può vivere, è una cosa ridicola. Il greco medio non può vivere in questo momento. E io, cioè, voglio fare un, un semplicissimo esempio. In questo momento il futuro della, dei giovani è o all'estero o comunque quando chiede a un ragazzo, tu cosa, cosa pensi di fare? Dice, io vorrei fare l'operaio, l'idraulico, e andare a prendere i campi dei, dei miei genitori e andare a fare l'agricoltore. Io quello che voglio che capiscano i politici sia che sono responsabili di aver vietato alla gioventù di sognare e voglio che questo pensiero li tormenti tutte le notti, tutte le notti di andare a dormire, voglio che questo li continui a tormentare. Maria, ah, anche Mariana Ma vuole fare un sì. punto su questo perché eh, poca gente sa che in Grecia 60.000 studenti all'anno Studiano all'estero contro una cifra di 100.000 per i cinesi, tanto per avere un'idea, 11 milioni di greci, un miliardo di cinesi, e di questi 60.000, molto pochi tornano, cioè nessuno vuole tornare in un paese che non ha più persone. Quindi, i più intelligenti, i più capaci, quelli che vanno a studiare, si, si specializzano e non tornano più a casa. Uh, e, uh, ormai... Alla fine, che cosa avremo? Avremo un paese che sarà pieno dei vecchi disoccupati. E i giovani stanno fuori, i giovani quelli che rimangono, non c'è futuro. Come puoi sopravvivere? Ma nella piazza Sintagma, nella protesta di questi giorni, eh, tutti erano tranquilli nell'idea di uscire dall'euro, eh, tornare alla dracma, non pagare il debito. Non dicono, no, io penso che. Quello che c'è più, la, la, la cosa più forte è che, che sono, vogliono qual, sentire che qualcuno ascolta la loro voce. Sembra che tutti i resti parlano per noi, parlano per la nostra economia, per la nostra politica, ma nessuno parla per il popolo. Quel povero popolo che non, ha, non lo lasciano. Dire, parlare, nemmeno alle elezioni, dobbiamo prendere, prendere il permesso dalla Germania per fare le nostre elezioni, per esprimere il popolo e la sua voglia. Ma questo come non si può essere arrabbiato? Arrabbiare il minimo. Qui c'è sono... come dire, piccolo allarme sulle parole di Maria perché. Ripensate anche all'Italia, la Grecia non è l'Italia, si dice. Ma comincio a leggere su qualche giornale economico che le elezioni nel 2013, l'anno prossimo, vengono un po' troppo presto perché, chissà se dopo il governo tecnico che garantisce eh, l'applicazione dei pacchetti europei, eh, i politici saranno altrettanto fedeli eh, alla causa. Insomma, dopo ne parleremo, arriverà anche il vincitore delle primarie di Genova, Marco Doria, che è uno storico dell'economia, che su questo immagino eh, ci voglia aiutare. Dobbiamo fermarci per la pubblicità, giusto? Allora io vi propongo subito dopo la pausa di ricominciare con le immagini storiche molto dure eh, di eh, Francesco Esposito, eh, perché lì ci scuserà eh, l'amico Colbe. Eh, Abbiamo visto bandiere tedesche bruciate in piazza ad Atene, eh, più di una, questa personificazione che lo fa arrabbiare, eh, della Germania come appunto eh, il, il, il dominatore severo no? richiama, probabilmente deriva dalle ferite della storia, bisogna, bisogna capirlo, bisogna farci i conti, lo vediamo tra poco. che cominciasse la durissima terapia per curare il debito sovrano greco, sarebbe stato impensabile assistere a scene come questa. Manifestanti in piazza Sintagma che bruciano una bandiera tedesca, accanto a una con la croce uncinata davanti al monumento del milite ignoto. Come a dire che in Grecia è in atto una nuova occupazione, dopo quella nazista della Seconda Guerra Mondiale, una delle più brutali del conflitto. Un gesto estremo, certamente, ma emblematico dell'insufferenza nei confronti di Frau Merkel, rea di esercitare troppe pressioni sul governo di Atene, fino a pretendere l'acquisto di armamenti per favorire l'industria bellica tedesca. Clamoroso il caso di quattro sommergibili prodotti dalla ThyssenKrupp, poi graziosamente ridotti a due per 1,3 miliardi di euro. La tensione tra i due paesi sembra aver raggiunto il livello di guardia del maggio 2010, quando i giornali greci urlarono al nazismo finanziario e l'allora vicepremier Teodoro Spangalos, indispettito per l'atteggiamento di Berlino, ricordò che negli anni 40 i tedeschi hanno trafugato l'oro greco che era nella nostra banca centrale e non l'hanno più restituito, almeno dicessero grazie. Da allora la guerra di stereotipi è proseguita con vignette, articoli e manifesti, dove per una volta è la Germania a vestire i panni del debitore moroso, come ha ricordato il sindaco di Atene Nikita Kaklamanis. Signora Merkel, siete voi a essere in debito con la Grecia. Ci dovete 70 miliardi per le rovine che ci avete lasciato. Il riferimento è al calcolo dei danni finanziari inflitti dal Reich pubblicato dal settimanale tedesco Die Zeit. Un conto mai saldato, visto che l'accordo di Londra del 1953 rinviava il regolamento delle riparazioni di guerra a quando la Germania si sarebbe riunificata e un nuovo trattato firmato nel 1990 ha chiuso definitivamente la questione dei risarcimenti. Ma non è solo un problema di soldi, sottolinea l'ultra ottantenne ex partigiano comunista Manolis Glezos, personaggio leggendario che nel 1941 si arrampicò sull'Acropoli e strappò la bandiera nazista sostituendola con quella greca, rimasto ferito durante gli scontri di ieri. Il sentimento anti si coagula intorno a un simbolo dell'orrore come di stomo, piccolo villaggio a 25 km da Delfi, la Marzabotto Greca. 218 persone trucidate dai nazisti, in gran parte donne, anziani e bambini, il 10 giugno 1944, sei giorni dopo lo sbarco in Normandia. Uno dei massacri più efferati dell'ultima guerra, senza nessuna Norimberga per quei carnefici e nessun risarcimento per i parenti delle vittime, perché l'Ecidio fu considerato una normale operazione di guerra. Una spina nel cuore dell'orgoglio nazionale ellenico. Nel 2000, la giustizia greca ha condannato la Germania a risarcire sopravvissuti e parenti con 28 milioni di euro. Davanti al no tedesco, i giudici hanno disposto il pignoramento del Goethe-Institut di Atene, provvedimento bloccato dal governo greco per non compromettere le relazioni diplomatiche con un potente partner comunitario. Le vittime hanno allora fatto ricorso ai tribunali italiani, finché nel gennaio 2011 è stato l'ex premier Gheorghi Papandreou a ricorrere all'AIA a fianco dell'Italia per ottenere un indennizzo. Lo scorso 3 febbraio l'alta corte ha dato ragione a Berlino in nome dell'immunità statale davanti a tribunali stranieri. Mettere insieme i morti del nazismo con i miliardi d'avversari alla Grecia per impedirle la bancarotta è senz'altro un'equazione oscena. Ma forse converrebbe ascoltare il monito del ministro delle Finanze Evangelos Venizelos. Chiunque imponga a un popolo di scegliere tra l'aiuto finanziario e la propria dignità, ignora gli insegnamenti della storia. Era doveroso da parte nostra riportarvi questa dimensione della controversia, della polemica, però qui mi fermo davvero perché dico guai a chi strumentalizza la memoria, soprattutto le memorie più dolorose, nelle controversie di oggi. È così che eh, si incendiano gli animi. Infatti a Manfred Kolbe non, non chiedo di mh, essere chiamato a rispondere di che cosa, non avrebbe nessun senso. Questo purtroppo alleggia, lo sappiamo. Ma a Manfred Kolbe, deputato, ricordo, della Bundestag, chiedo un'altra cosa. Diversi storici seri che non giocano con i sentimenti eh, affermano che oggi la Germania con queste politiche di austerità che propugna nei confronti dei paesi indebitati si sta comportando sta commettendo gli stessi torti che ha subito negli anni 20-30 dopo la Prima Guerra Mondiale, quando fu letteralmente affamata dai francesi, dagli inglesi, dalla Società delle Nazioni. E sappiamo il disastro che ne derivò, perché la Germania fu costretta a politiche deflattive, eh, grande inflazione, grande disoccupazione, miseria, e poi il totalitarismo. Ecco, non c'è questo pericolo, non ci sono delle lezioni storiche che dobbiamo. Ma comprendiamo tutti che la Grecia è una situazione difficilissima, ma eh, d'altro canto. Devo insistere che la Troica non è la Germania, fingiamo sempre che è solo la Germania, guardi lì: è Barroso, Draghi e la Lagarde. Nessun tedesco eh? tra questi tre, no? È proprio l'Europa che lo chiede dalla Grecia. Poi, l'ho detto anche prima: 240 miliardi. È tutt'altro che strangolamento. Ha sentito sì, l'obiezione sì, della Panaritania? sono soldi che sono andati beh, beh, in stata, grande parte. È stata la Germania che ha chiesto sempre il taglio del debito privato oh, e tutti gli altri erano contrari, anche gli italiani, gli inglesi, gli americani. È stata proprio la Merkel che da un anno ha chiesto il haircut. Del debito privato perché ah, ha ragione, ragione. Avete, ragione. Di avete ragione, sì, sì. non possiamo solo pagare no, questi soldi alle banche, no? Tutto è, tutto stato, è stata la Germania, adesso siamo, siamo vicino all'accordo. Ma poi diamo questi soldi, ma anche, anche la Grecia deve fare i compiti. Mi ripeto, abbiamo un settore pubblico con più di un milione di impiegati. Con 4 milioni di impiegati in tutto e il 25%. Nessun Stato sopravvive con queste cifre. E questo è il compito dei greci di cambiarlo. No? La signora vuole dire qualcosa che è stata a lungo sindacalista, so, nel passato a, Mal a Malia Colonia. No? Sì. no, ma io contesto i numeri dell'onorevole tedesco. Eh, da dove saltano fuori questi numeri? Un, una media di 25 euro vuol dire. Europa, no, io reddito, non conosco nessuno, che... ma io li contesto, mi piacerebbe che fosse così. Gre... Ma... Ci sono da Europa, cont... ecco. no, il problema della Grecia, e questo lo dico con molta onestà, e contesto anche il numero degli impiegati statali, sono molto di meno. Il problema grave della Grecia è che non sa quanti impiegati statali ah. è, è eh. un problema strutturale, questo è che deve. Deve fare la politica greca. Eh, non si sa, non è che non si sa del tutto, però non si sa con precisione. Ma io ripeto, contesto vivamente questi numeri. Sì, io non posso entrarci, eh, non siamo in grado qui di fare questo tipo di discussione. Ma prima di sentire ancora Colbe, chiedo l'aiuto di Fubini e, e anche di De Cecco. Eh, senza demonizzare la Germania, ma Molti cominciano a ritenere che gli interessi legittimi dell'economia tedesca eh, vadano a uno sganciamento da, dall'area sud, l'area dell debole dell'eurozona, dell che la Germania abbia più interesse a sviluppare relazioni verso l'est europeo che è in forte crescita, verso la Cina. Cioè, quindi, eh, questa severità o indifferenza nei confronti della Grecia. Avrebbe del, delle motivazioni strutturali Beh, Una cosa la volevo dire Non è che noi italiani abbiamo Nei confronti della Grecia storicamente Sto parlando della guerra Un curriculum molto più onorevole della Germania certo, dunque, Spezzeremo dobbiamo, le reni alla Grecia Non lo disse dice in tedesco Ahimè no. nel eh, 40 dunque, Mussolini Esatto e eh, dunque anche noi dovremmo tenere presente questa realtà e spesso tendiamo a dimenticarla, a ricordarla riguardo ai tedeschi, non riguardo a noi stessi. Eh, per quanto riguarda, io sono convinto che la Germania ha un, un deal, una situazione perfetta da, dal punto di vista, se non ci fosse stata la Grecia, in questo mondo in cui tutte le grandi banche centrali cercano di svalutare la loro moneta, dal Giappone agli Stati Uniti alla Cina, avremmo l'euro a 1,60. E la Germania avrebbe molti più problemi eh, nell'aggredire i mercati esteri, che siano in Europa dell'Est, ma soprattutto in Asia, in Cina, in Brasile stesso. Questo non vuol dire che la Germania sta cercando consapevolmente di tenere la Grecia in difficoltà. Quello che, che mi sembra che sfugga, spesso nel, non stasera, ma in generale nella discussione della Grecia, è come se facciamo tutto sbagliato. Certo, cioè nei programmi ci sono tante cose sbagliate, però c'è come se ci fosse qualcosa che, se lo si fa, si risolvono immediatamente i problemi. Non c'è. Non c'è, anche se la Grecia facesse default sul 100% dei suoi debiti e tornasse alla dracma, probabilmente subirebbe un iperimpasto sotto il controllo di De Cecco, un'iperinflazione di tipo... Non farebbe come l'Argentina, no? l'Argentina aveva la parità con, con il dollaro del peso, eh, ruppe la parità, svalutò del 60% e tornò a crescere, ma in quel caso aveva le materie prime, ma che prima che costavano molto in quella. La Grecia non ha un settore di esportazione perché non lo quindi ha sviluppato. Quindi l'aspettano comunque in momenti eh, drammatici. Non c'è una soluzione facile. Ma questi facile. prestiti eh, qua do, do, sì, prima, <ride> questi prestiti eh, eh, concordati così eh, concessi a rate eh, non potrebbero andare a finanziare appunto una ripresa economica, a sostenere eh, ah, eh, sì. vanno in larga misura è vero che vanno in larga misura a ripagare i privati, le ah, sì. banche, gli hedge fund? Assolutamente sì, uh, sono essenzialmente per ripagare, per ripagare i prestatori. Quindi gli vanno all'estero, non vanno in Grecia? No, momento, Va fermo. Ah. Sono Posso dire, sì. Bisogna chiarire una cosa, GAD, bisogna chiarire che il, presti, il debito greco al momento percentualmente è molto più nelle mani dei greci che degli stranieri. Quindi quando si pagano le rate eh, si pagano per salvare le banche greche e le istituzioni e i privati greci che sono i proprietari del debito greco. Eh? Qui io faccio tutte e due le parti, qui non si può solo fare la parte della vittima, perché noi già abbiamo questo difetto e non c'è bisogno che vediamo pure degli esempi peggiori. Il vittimismo italico è famoso, quindi vedere il vittimismo ellenico che hanno ragione però fino a un certo punto, non è che vadano i soldi agli stranieri e basta, Ma va, se non lo chi dice l'onorevole tedesco lo dico io, va bene, è così, vanno ai greci e i greci più ricchi ovviamente. Poi ci sono i privati stranieri che trattano ad Atene, ho visto questi due nomi, un americano e un tedesco, Dallara e Ackermann della Deutsche Bank eh. se non sbaglio sono i delegati a, a trattare appunto uh, quanta rinuncia le banche internazionali devono fare su, sui sì. loro crediti Ma, e, e poi invece ho letto anche di fondi a voltoio fondi di investimento uh, che a New York, a Manhattan uh, si avvantaggerebbero del fallimento della bancarotta perché si sono assicurati, hanno scommesso. Questa, assolutamente sì, e io direi che appunto, c'è cioè questa farsa che continua di non dichiarare il default greco quando è nei fatti e per ciascun minuto in cui la Grecia non fa default, paghi interessi usurai, naturalmente. Uh, c'è una discussione su quanto haircut uh, bisogna fare, quanto taglio alle banche. Quelli sono banche. Dallara e Ackerman, sono i privati che uh, vanno a Atene per vedere quanto si può riscuotere. Io credo, per, per ripetere quello che avevo già alluso un attimo fa, che uh, il default non è il male assoluto. Tanti paesi l'hanno fatto. Uh, statisticamente dopo il default si cresce di più. Questo non è solo il caso argentino, ma il caso di praticamente tutti i paesi che hanno fatto default. Quindi, eh, secondo me, il, il, il fatto di non parlarne è. Ehm, il, pens il pensiero unico bancario, dire. Eh, Bisognerebbe parlarne, secondo me, bisognerebbe. La Grecia deve fare di default. Altri paesi, secondo me, come l'Italia, dovrebbero ristrutturare il debito pesantemente, ma questo è un altro discorso. Cioè, spendere meno soldi in interessi sul debito per adoperarli e da, e meglio? Ed allungare, allungare, sto parlando dell'Italia, nel caso della Grecia, la Grecia deve dire non pago più niente da adesso in poi. Ah, tra l'altro, sono convinto che, non solo nel caso della Grecia, ma se avvenissero degli altri restructuring, come quello delle altre ristrutturazioni, come quella italiana o quella spagnola, um, non è detto che ristrutturare il debito voglia dire uscire dall'euro. Uh, anzi, potrebbe addirittura voler dire che si rafforzano le istituzioni centrali europee e diventa uh, l'Europa un'entità uh, un anche fiscale. Pochi sanno che negli Stati, Stati Uniti la California è in default. Sì, uh, però dire, nessuno... Una domanda per Dosi. Perché, eh... Tu sei un grande economista, io no, ma quando l'Italia ristruttura il debito, quando è che troviamo di nuovo qualcuno che ci presta dei soldi per funzionare? Io non credo che sia possibile, sarebbe una distruzione di risparmio di generazioni di italiani. Penso che sia un'idea anche pericolosa pensare che sia possibile fare una cosa del genere. Ricordiamoci che quando si è iniziato a parlare di ristrutturazione del debito greco al 20%, abbiamo attraversato un incubo di sei mesi in cui l'Italia stava diventando illiquida. Cioè gli effetti di contagio... Sono violentissimi, cioè non illudiamoci di poter uscire dalla realtà del debito in questo modo. Ecco. Eh, io vi fermo perché so che tra non molto uh, Elena Panaritis dovrà lasciarci e avevo per lei una domanda più direttamente politica. Uh, poi con Gabriela Preda usciremo anche dai confini della Grecia, andremo ancora più a est e vedremo che i problemi posti da dosi riguardano tanti paesi uh, europei. Vedo con piacere che i mandarini hanno successo e vengono usati qui, <ride> vengono usati qui nel modo migliore, <ride> eh, meglio che buttarli in piazza. Eh, li introdurremo all'infedele fissi, diciamo, insieme ai bicchieri d'acqua. Ma eh, Intanto, eh, appunto, come sente qui la Panaritis, eh, si parla del defo greco come qualcosa di già avvenuto, che sarebbe forse più utile dichiarare che tenere nascosto. Uh, al di là del fatto che restiate nell'euro o che uh, vi convenga, appunto, come uh, dice De Cecco, una svalutazione uh, per salvaguardare le condizioni di vita dei vostri cittadini, tornando magari alla dracma, ma tutto questo uh, lo si può fare con un governo di nuovo politico? Uh, io ricordo quando all'infedele Elena Panaritis ci ha detto: è un bene che eh, venga un tecnico di fiducia della comunità finanziaria internazionale, come Papa Demos, non dobbiamo avere paura di queste figure cosmopolite, eh, eh, sono utili Monti, Papa Demos, adesso il nuovo eh, premier anche romeno magari sarà dello stesso tipo, chi lo sa. Ma allora quando la politica può tornare a essere utile? Momento, conviene sospenderla ancora per un po'. Io, io direi che la politica non è niente di più di una reazione, una, un prodotto della, della società. Allora, sì, a, a questo momento, è il momento che abbiamo creato il, il governo unitario, di un, unità tecnico, che non è tanto tecnico in Grecia, non è un governo similare a quel governo di Monti. Niente da fare, direi io, perché l'unica tecnica persona che c'è al nostro governo è il nostro primo Ministro. Tutti gli altri sono gli stessi ministri che avevamo prima. Um, potrebbe dire che parte del problema continua a stare là però um, lo che si deve fare veramente in Grecia è finalmente darci il tempo di enfocare alle riforme strutturali uh, è molto importante di avere tutti i sistemi uh, governamentali lavorare effettivamente bene perché così come si funzionano ora, con tutte le misure di austerità che si vogliono venire da qualsiasi, dalla Troica, dall'Alemania, dal Dio, non funzioneranno se non abbiamo le organizzazioni bene fatti Sono tutti i sistemi nostri eh, rotti, punto. Allora, si devono ristrutturare e dobbiamo. Dobbiamo, uh, we need to it. dobbiamo uh, credere Crederci che è così, certo. e non, non c'è un'altra no, un soluzione. Allora, per, stare, per fare questo, dobbiamo avere un governo che crederà che non solo crederà con le parole, e io sarebbe la prima che direi a un sono parte del PASOC, del Partito Socialista, che per gli ultimi due anni abbiamo parlato di più di quello che abbiamo, abbiamo implementato. Sta bene, però dobbiamo implementare, ok? E vogliamo avere tutta la solidarietà per implementare tutte le riforme strutturali, perché solo così possiamo avere una efficacità, una effi eh, efficienza alla, alle okay? alle riforme fiscali. Grazie tante a Elena Panaritis per essere stata con noi, Grazie eh, a voi. anche se, devo lasciarla, adesso mi fermo per la pausa <coughs> pubblicitaria, tra poco ricominceremo con tutte le stangate d'Europa, Dovrete pur chiedervi, amici greci, noi seguiamo la vostra vicenda ormai da due anni: come mai suscita scarsa solidarietà? Qua in Italia, ad esempio, come mai i sindacati italiani, che hanno grande eh, attenzione di solito alle vicende internazionali, non hanno promosso manifestazioni di sostegno, eccetera? Avete qual una risposta su questo? Sì, 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 sì. Qui c'è come in una classe gli studenti bravi, quelli con sufficienza e gli asinelli. Nessuno vuole essere come gli asinelli, e tutti dicono: No, no, io non sono come loro. No, Per l'amor di Dio, noi non siamo. Gli italiani sono con la sufficienza, mm -hmm. e dicono: No, noi non siamo mica come i greci. Allora, Ma questa non è Europa. Io che veramente. amo Scusa. molto gli asinelli, prego. Maria Panugia, permettete l'interruzione? È vero, cioè, i sindacati magari non hanno espresso. Io comunque continuo a sentire quotidianamente, in particolare con gli ultimi episodi, amici, conoscenti, sconosciuti che sanno magari che sono greca, vengono e mi esprimono la loro solidarietà. Per cui sì, il sindacato, le Costituzioni, lo stesso napolitano con quello che ha detto non era molto piacevole, però la gente... È stato piacevole per voi sentire il nostro Presidente eh, della Repubblica dire l'Italia sì. non è la Grecia. A eh, me sì, non me era... sì perché anch'io provengo dalla stessa area ideologica del nostro Presidente, perché sono anch'io italiana anche, ma non mi aspettavo, aspettavo un po' più di solidarietà. Mm. Ma evitare, anche lei, lei si è, è sentito deluso? Ma, ma certo, in particolare, perché ci siamo ricordati negli anni che c'erano i colonnelli in Grecia, la solidarietà che noi abbiamo vissuto contro quel problema con la nostra nota, la dittatura, dei, la militari. dittatura dei militari, tutta quella solidarietà che abbiamo vissuto in Italia, che questa è venuta a mancare adesso, la solidarietà è un sentimento umano, non è questione di dare soldi. Ecco, Marcello De Cecco, prima della pubblicità, quindi telegraficamente poi lo ascolterò ancora, ma più che di asinelli e di persone che invece hanno conseguito la sufficienza che saremmo, noi ha scritto di cicale e di formiche eh, l'altro giorno eh, dicendo ma che questa è la visione questo, sì, <ride> è La Fontaine, la grande favola di La Fontaine, ma diceva che non funziona più, che la formica rischia di morire eh, in questo inverno insieme alla cicala. Eh, Naturalmente, è questo che sarebbe stato utile che avesse capito la parte diciamo, ricca dell'Europa che bisogna si può avere un surplus quando qualcun altro ha un deficit e invece al Bruxelles e poi nel patto fiscale si è stabilito che il surplus è una virtù etica. Ora questo macroeconomicamente è impossibile. Ora i, quelli socialdemocratici tedeschi lo scrivono, Steinbruck lo scrive, sembra di capirlo, ma il popolo tedesco Sembra essere stato aizzato a credere che La Fontaine abbia ragione anche a livello macroeconomico. Oh, Ricordatevi che la favola della insolo... cicala e la formica è crudele perché a un certo punto questa cicala infreddolita e affamata si trova davanti alla formica che le dice eh, hai cantato tutta l'estate, adesso arrangiati. No, adesso crei Parigi. Eh? <ride> e allora la verità è che crepa pure la cicale, se non quest'anno o l'anno prossimo, la formica vuole dire, sì, scusa, e, formica. <ride> vuole dire il nostro dececco. A proposito di cicale e formiche e di grande freddo, Maria mi guarda male perché eh, ho detto la cosa spiacevole: sì, che eh, intorno alla Grecia non c'è la solidarietà che forse voi vi aspettavate. Eh, sicuramente quello che, che dalla mia esperienza vedo che stare all'estero a questo momento non è molto piacevole dire che sei un greco infatti io quando stavo a Istanbul per la biennale di, di Istanbul un amico olandese mi ha, mi ha consigliato di dire che sono italiana non greca che... Stefano, Stefano in proposito che ha vissuto la lotta a Atene fino a pochi mesi fa e oggi vive nell'università italiana No, io personalmente non ho avuto problemi di questo tipo però devo dire che sul fatto della solidarietà sono interessate, la maggior parte delle persone sono interessate e fanno domande però sono più impaurite diciamo, che solidali a questo punto di vista certo ci sono certe persone che sono, diciamo, provano solidarietà e cercano anche di fare certi però sono una strapiccola minoranza, possiamo dire. Sì, Io mi avvicino... Posso, posso aggiungere qualcosa? Sì. Per me tutto questo, che questa solidarietà, deve, deve, deve svilupparsi prima tra di noi, i greci, che questa è la cosa più importante, sì, sì, sì. Sì. È senza microfono no, non mi si sente io mi sono avvicinato a Gabriella Preda alla quale chiedo di pazientare per questi pochissimi minuti perché ricominceremo con il servizio di Michele Cavallaro per gettare lo sguardo la oltre la Grecia e vedere quante Grece eh, ci sono in giro per l'Europa Italia compresa tra pochi minuti Se Atene piange, il resto d'Europa anche. A cominciare dai dipendenti pubblici. In Grecia saranno 15.000 in meno entro la fine dell'anno. In Romania il loro stipendio è già stato ridotto del 25%. A Madrid l'orario di lavoro passerà da 35 a 37 ore e Zapatero aveva già abbassato gli stipendi del 5%. Lisbona ha congelato pensioni e stipendi pubblici fino al 2013 e ha cancellato la tredicesima per gli statali che guadagnano più di 1.000 euro. Nella piccola Slovenia, sull'orlo del default e con una disoccupazione all'11%, il doppio di quattro anni fa, il neo premier Janec Jansa ha annunciato un taglio del 10% alla spesa pubblica. In Ungheria, a rischio bancarotta, il governo nazionalista di Viktor Orban, per avere accesso agli aiuti del Fondo Monetario e dell'Unione Europea, si prepara a rimettere in discussione le norme autoritarie che avevano causato lo scontro con Bruxelles, ma non si smentisce. A gennaio ha annunciato 7.000 licenziamenti nel settore pubblico e l'aumento della tassa sui cani domestici, tranne che su quelli di pura razza ungherese. Ma c'è anche chi prova a resistere, come i medici slovacchi. A Bratislava, per opporsi alla privatizzazione della sanità, due terzi dei medici del servizio pubblico si sono licenziati, 2.400 su 3.600, e il governo si è arreso. Ma la vittoria è un'eccezione, mentre non si contano le sconfitte che in questi mesi e in molti paesi della traballante Unione Europea hanno dovuto registrare categorie sociali deboli come pensionati, lavoratori e giovani. A Bucarest il salario medio non supera i 350 euro e il tentativo di privatizzare il sistema sanitario e di tagliare ulteriormente la spesa pubblica per soddisfare il Fondo Monetario Internazionale ha innescato una protesta che in poche settimane ha travolto il governo di Emil Bock, sostituito con Mihai Razvan Ungureanu, 43 anni, fino al giorno prima a capo dei servizi segreti rumeni. Difficile però che il nuovo governo prescriva ai rumeni medicine diverse, alle finanze, il Ministero accusato di macelleria sociale dai manifestanti è andato Botgan Dragoi, 32 anni, membro della Banca Europea per gli investimenti. In Spagna, dove ormai la disoccupazione è al 23%, il nuovo esecutivo del popolare Mariano Rajoy, che all'economia vede Luis de Guindos, ex di Lehman Brothers, ha annunciato una manovra da 16 miliardi di euro e una riforma del mercato del lavoro che prevede una diminuzione degli oneri per le imprese che licenziano senza giusta causa. Senza contare un praticamente unanime rialzo dell'IVA, la tassa più facile e più immediata è aumentata in Grecia, in Portogallo, in Romania. Aria di recessione anche a Londra, che registra una contrazione dell'economia dello 0,2% nel quarto trimestre 2011. Il piano Lacrime e Sangue di David Cameron prevede di mandare a casa mezzo milione di statali e tagli alla spesa pubblica per 83 miliardi di sterline, ma la crescita non si vede. Intanto diminuiscono gli iscritti all'università. Una legge del governo conservatore ha consentito di alzare le rette fino a 9.000 sterline e il numero di studenti è sceso in un anno del 7,4%. Non tutti andranno a lavorare. La disoccupazione all'8,6% arriva al 22% tra i giovani dai 16 ai 24 anni e genera una rabbia che quest'estate è rimbalzata sulle televisioni di tutto il mondo. Fa paura, eh, gettare lo sguardo fuori dai nostri confini sulla grande depressione che eh, sembra essere generata dalla recessione in atto ormai da quattro anni? Probabilmente. Eh, Gabriella Preda, vengo da lei. Mi lasci soltanto presentare il personaggio del giorno che eh, ci ha fatto la cortesia di venire all'infedele eh, fino a ieri sera. I pronostici non erano dalla sua parte. Marco Doria è il candidato sindaco del centro-sinistra a Genova, avendo vinto a sorpresa le primarie della città. A sorpresa poi, più tardi eh, ce lo dirà. Ma essendo uno storico dell'economia, questo è il suo il lavoro, eh, credo che potrà eh, prima ancora che parlarci di questa avventura politica che sta seminando. Uh, non poco fermento nelle fila del Partito Democratico uh, anche intervenire sulla nostra uh, uh, vicenda addirittura il capo dei servizi segreti diventa primo ministro in non Romania Questa... il capo, non era esattamente il capo dei servizi segreti, era il capo dei servizi, il servizio quello che sarebbe in inglese foreign office servizio estero, dei servizi segreti, come sarebbe in Italia, rassismi, quindi... Eh. Un militare in Italia, è, sì, sì. Di formazione classica. Un tecnico se, anche lui. Un tecnico, un funzionario. In fondo anche Putin viene no. da lì. Eh. Sì. In realtà non penso si possa parlare di un nuovo caso Putin per un semplice motivo. L'ex Unione Sovietica, ovvero la Federazione Russia, insomma, non può essere paragonata a un paese piccolo come la Romania, insomma. Sì, noi abbiamo avuto la sicurezza dell'ex eh, polizia segreta che comunque faceva paura e tuttora tutti i ricordi anche della mia famiglia insomma, sono inquietanti, però mettere sullo stesso piano. Comunque Ungureano è un giovane, si parlava già di lui da moltissimi anni, quindi gli osservatori attenti che hanno seguito le vicende non solo in Romania ma in tutti i paesi dell'Europa centro-orientale, eh, Sapevano già che era nell'aria Hungurianu, ehm, è stato ministro degli affari esteri dal 2004, non mi ricordo esattamente, comunque. Ehm, Scusami, Gabriela, ma quello che ci ha fatto più impressione eh, è apprendere che, ad esempio, nel tuo paese in Romania. Gli stipendi dei dipendenti pubblici sono già stati tagliati di un quarto, del 25%. Del 25%. Comunque eh. Eh, la storia è abbastanza lunga, si protrae da un, un, un po' di mesi. Eh, le proteste, vorrei fare, prima di rispondere alla domanda, vorrei fare un appunto. Le proteste di, degli ultimi mesi eh, sono state praticamente scatenate da un... Uh, più che altro dalla frustrazione, dal fatto che la gente uh, non ce la fa più, non ce la fa più, insomma um, nei confronti della politica si è creato, um, uh, tra la politica e l'opinione pubblica si è creato, come in altri paesi, l'Italia in particolar modo, perché insomma conosco il caso italiano, un distacco incredibile, quindi eh, la gente col tenero di vita che è quello che è... Ma non ci dobbiamo stupire, cioè la Romania è un paese povero rispetto ad altri paesi che sono già da tempo nell'Unione Europea, che, che doveva, dovevano in teoria fare il loro compito, insomma. Per entrare nell'Unione Europea la Romania doveva... Eh, ci sono stati dei negoziati eh, su vari livelli, doveva... Infatti avventi... c'è stato un flusso migratorio molto importante dopo l'ingresso sì, nell'Unione, ma... ma ma capire la situazione economica della Romania e degli altri paesi dell'Europa centro-orientale solo attraverso i flussi migratori penso sia riduttivo, quindi noi parliamo di un paese che in particolar modo con l'Italia ha un hanno rapporto crescita partito. a differenza del nostro ma, sì, anche eh, se comunque nell'ultimo anno con la crisi viviamo, è una crisi globale. Quindi, insomma, cosa ci aspettavamo? Ovviamente che i paesi più deboli, cioè dopo la Grecia, saranno i paesi dell'Europa centro orientale che comunque erano messi peggio a pagare le colpe di altri. E qui eh, De Cecco forse eh, troverà i suoi motivi di amarezza, perché all'inizio della trasmissione ci diceva ognuno si è rimesso a ragionare in base ai propri interessi nazionali, che però per alcuni significa trovarsi davvero sull'orlo della bancarotta. Eh, la Grecia dite c'è già dentro, ma l'Ungheria eh, e appunto eh, altri il Portogallo il fatto di agire ciascuno per proprio conto. Eh, di fronte a una bufera di questo tipo, eh, quanto tempo duriamo ancora come Unione Europea? De Cecco. Sì, sì, ma la domanda è: con questo cimitero che ci è stato presentato cinque minuti fa dal, dal, dal video, vorrei sapere la domanda da dove viene la domanda effettiva per l'economia europea. Bisognerebbe chiedere ai tedeschi se la Cina sostituisce l'Europa, Patria di Lucrezia Reiklin ritiene che sia già così io credo che forse sarà così, ma per il momento ci mancano 4-5 anni e sarà opportuno sapere cosa pensa la Germania nel 2012-2013 la sua domanda da dove viene, visto che la Deutsche Bank prevede che ci sarà una crescita negativa anche in Germania la Finlandia si trova con il disastro di alcune sue grandi imprese che andavano benissimo più che a tempo fa e uh, probabilmente tutti i satelliti della Germania, Cecoslovacchia, Ungheria, eh, Slovacchia, eh, cioè, Ceca e, Slovacchia eh, e poi gli altri paesi centroeuropei, se rallentano le esportazioni tedesche, rallentano anche loro e la Cina non sta ridendo se è vero che le sue importazioni sono diminuite. E Perciò colpe. il Presidente Obama si preoccupa perché la domanda per il momento viene solo dagli Stati Uniti che non sono in condizione di durare molto a lungo e se il Dottor Draghi domani decide di non fare un altro intervento come quello che ha fatto a dicembre e che ha ricordato Federico giustamente, perché quello è quello che ha cambiato le cose, supponiamo che domani la pensi alla, alla, alla Friedman dica "Oh, non lo faccio più". Che succede? Voglio sapere che succede. Questo sarebbe opportuno spiegarlo pure alle formiche che sono formiche da un solo giorno, se noi non mangiamo. Formica colde. qui è chiamato in causa? Prima era stato ancora più polemico De Cecco, perché aveva sì, detto sì. che all'opinione pubblica tedesca spesso i politici vendono demagogicamente l'idea noi badiamo a voi, guardiamo agli interessi tedeschi e se uh, quei pigri dei, eh, degli evasori fiscali greci o italiani vogliono i vostri soldi, noi non glieli daremo. Ecco, ma in una situazione come quella che abbiamo descritto, è ragionevole ancora difendere il surplus? No, ma eh, le dico cosa dice la gente da noi, ai politici, no? Sì. Molti sono, non sono, abbiamo parlato dei sentimenti dei greci, adesso parlo anche dei sentimenti tedeschi, perché molti sono anche frustrati, spendiamo abbastanza soldi, poi bruciano le bandiere tedesche, insomma, così molti tedeschi dicono, cari greci, ho, ho, e temo che diventano di più, cari greci, fate le vostre cose da voi. Questa è una cosa che, non, che, non, voglio, che non voglio, ma ho il timore, questo sentimento si... Eh, Isolazionismo, come eh, dire, sì, se noi dice stiamo mai, meglio facciamo come, facciamo come la Gran Bretagna, la Gran Bretagna sta da parte, gode i frutti dell'Europa e non paga niente, no? E non bruciano le bandiere britanniche, no? Cioè questo è anche un sentimento che tenere, del quale dobbiamo tenere conto. E così tedeschi ed altri, e greci, noi dobbiamo avere un dialogo e dobbiamo cercare di capirci meglio, dobbiamo capirci meglio, no? Per eh, questo, anche questa puntata è interessante, no? Sì, sì, Forse perché, perché, sì, sì. la dice lunga sulla debolezza degli enti eh, internazionali, del, dell'Unione dell Europea, della, della Commissione, della Troica. Ecco, per, per quello, quando dire, si parla della Troica, qualcuno vede dietro. La, 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 All'inizio all mi ha criticato Colbert, ma qua anche, in molti sempre, pensano che la Merkel. Ma sempre finta che la Germania sia un paese ricchissimo, tutti gli altri sono poveri, questo è uno sbaglio. Per esempio. Eh, sa quale l'acconto, eh, eh, il, il, il risparmio medio italiano è, molto, è più alto di quello certo, risparmio, risparmio medio tedesco. È così. Cioè in Italia sono 60.000 mila euro media, in Germania sono 50%. mila. Non c'è dubbio che l'Italia è un paese più ricco 000. di quanto non appaia. No. Oh, in bene. Italia l'80% ha la casa propria, in Germania solo il 50%. Cioè anche qui dobbiamo... Ris rispettare le relazioni sono chiamati anche gli italiani no? Sia sì, chiamati... Fubini che Dosi vogliono sì. il problema è secondo me il problema è che uh, la crisi non ci ha insegnato niente né questa qui né quella del 29 noi siamo in una uh, c'è cioè, l'ideologia prevalente è totalmente antichynesiana uh, l'austerità è la priorità quando invece la priorità sarebbe la creazione di domande a livello europeo quello che Dice, ma i, ma, ma i tedeschi si ricordano i 23 e inflazione. Si dovrebbero ricordare un po' di più Brüning eh, e la deflazione. Brüning di... è il en... cancelliere tedesco del 1931, se non vado errato. Ernst Brüning, il quale eh, si ritrovò con il fallimento delle banche, di... con la gente che fece la fila e fece, queste, sportelli, politiche qui, fece perché... queste politiche che adesso vengono imposte a tutti gli altri paesi europei: austerità. E il GDP cadde del 20%, e ahimè, me. due anni dopo ricordiamo nel arrivo 1933 l'arrivo di Hitler. Panucci, oh, sì, eh, arrivo da te, Federico. Ma io, sono tu. quella meno economista di tutti, e ci capisco quello che ci capisse la persona più media in assoluto su queste cose, e l'Eurobond, visto che abbiamo l'Europa, eccetera, faccio una domanda proprio da stupidotta. Questo famoso Eurobond. Lo facciamo o no? Allora, la Grecia sta male, la Spagna sta male, il Portogallo sta male, la, la Repubblica Ceca e Slovacchia stanno male, la Slovenia sta male, la Finlandia sta male, la Germania abbiamo saputo adesso che sta male, la Francia anche. Non facciamo sto aerobond che così ce la togliamo un po'. Probabilmente anche il governo tedesco ci vuole arrivare però quando c'è meno tensione sui mercati in modo che non sembri un modo Ma non sarà mai, scusi mettere... se l'ho interrotta, però, non sarà meno no. tensione sui mercati? Mai, perché se la Grecia si rischia di fondare... Diciamo in che in ogni... Germania la non vinci le elezioni proponendo l'Eurobond. Le no, una cosa ecco, che, che va detta, giusto. e forse mi riprendo veramente a quello che diceva De Cecco, c'è stato un effetto di sostituzione. Quando le esportazioni tedesche nei paesi... Del sud sono crollate, penso dell'8%, dopo essere quasi raddoppiate nei primi dieci anni dell'euro, sono crollate dell'8% negli ultimi due o tre anni. Quella domanda là, i tedeschi l'hanno trovata in Cina, in India, in Brasile. Dunque stanno veramente andando o magari verso anche altri paesi. in Polonia, paesi? E a est. Ma solo le grandi potenze emergenti hanno sostituito la domanda che è venuta meno in Grecia, in Italia, eccetera. Eh, va bene, possiamo parlare di economia quanto vogliamo, però secondo me il punto è politico. Eh, non so dire se è giusto tagliare il 25% i salari, eccetera, non lo so. Il punto è che se queste riforme con i tecnocrati o non con i tecnocrati non riescono. Questa volta abbiamo chiamato i dottori, la prossima volta gli elettori chiameranno gli stregoni, cioè i populisti. Questo è chiaramente il rischio, è un rischio che eh, non sono sicuro che i leader europei abbiano molto presente. Allo stesso tempo devo dire che la Merkel, con la sua politica, se vogliamo ambigua, è riuscita a evitare la sf una sfida populista alla sua destra. A differenza, per esempio, che in Olanda o in altri paesi. Arriveranno, però. Arriveranno perché questi sono semplicemente stregoni di un'altra parrocchia. Ma questi sono I, tecnici, I tecnici. Dice Dosi. Eh. Gli stregoni di un'altra parrocchia. Ma a proposito. È pronto quel filmato di Monti? Spero che Michele Mali dovrebbe wow. aver recuperato da una uh, puntata di settembre, quando non era ancora presidente del Consiglio. Prima che ci lasci uh, Marcello De Cecco che so che tra poco uh, se ne va via. Mi piacerebbe che mi aiutate a interpretare. Era seduto eh, al posto di Colbe Mario Monti e gli abbiamo chiesto della Grecia. Eh, ci ha dato, non era ancora primo ministro, ve lo ricordo, ci ha dato una risposta molto poco diplomatica, ma eh, non so appunto che tipo di tecnico eh, sia. Sentiamo un attimo. Oggi, secondo me, stiamo assistendo, non è un paradosso, al grande successo dell'euro e qual è la manifestazione più concreta del grande successo dell'euro? La Grecia perché? Perché l'euro è stato creato sì per avere una moneta unica ma soprattutto per convincere la Germania, che ha fatto il grande sacrificio di rinunciare al Marco per avere una moneta comune europea, che attraverso l'euro, attraverso i vincoli che nascevano con l'euro, la cultura della stabilità, il presidente Ciampi richiamava sempre la cultura della stabilità tedesca, si sarebbe diffusa un po' per volta a tutti. Quale caso di scuola si sarebbe mai potuto immaginare, caso limite, di una Grecia che da, è costretta a dare abbastanza peso alla cultura della stabilità che sta trasformando se stessa? Ecco, mi aiuta De Cecco a, a capire cosa c'è di così buono. Com'è possibile che il nostro Presidente del Consiglio, all'epoca solo Presidente della Bocconi, trovasse un caso di successo eh, la politica europea sulla Grecia? Siamo nel settembre del 2011. Ma io credo che sia una questione di tempi. Se ci fossero dei tempi eh, meno tempestosi, cioè più, meno veloci, quello che lui dice in effetti sta succedendo. Se la signora Merkel avesse detto noi vogliamo un controllore non solo nel governo greco ma in tutti i governi dei paesi dell'euro perché dobbiamo fare una politica fiscale comune e allora saremmo stati tutti d'accordo, compresi i greci. Magari mettevano un greco a Berlino nel governo tedesco. Dopotutto nel 1900 nei paesi dei 20, 20 c'è stato proprio questo in Germania e non è piaciuto molto. Quando quattro membri della Reichsbank erano nominati dalla commissione di controllo alleata, quindi quello che voleva dire Mario eh, Monti eh, può essere pure vero, però il timing sono i tempi un po' ristretti e poi queste considerazioni che si permettono di fare ogni due giorni i tedeschi, che sono naturalmente contraccambiate, perché il signor Samara, uscendo da avere votato per l'accordo ieri, Sera, ha detto che questo accordo si rinegozia il giorno dopo le elezioni. Allora se, se io sono il signor Kolbe. Che Samaras, devo ricordo, è il eh. capo della eh, nuova, nuova democrazia, democrazia, il partito di centrodestra, favorito alle elezioni più, di amministrazione. La cosa ancora più incredibile è che questo partito che ha portato la Grecia al sfascio ha il 31% delle preferenze secondo il sondaggio di Catimerini e il povero Papa Andreo, che era l'unico che ha mostrato di avere la faccia e non fare quello che noi ci chiamano pure a noi il levantino, è stato dai greci mandato via. Io non capisco, a questo punto forse qualche cosa c'ha ragione pure Mario Monti e anch'io penso dobbiamo mettere tutto in comune, bisogna progredire. Non regredire nel nazionalismo. La ecco, domanda io deve essere europea, non la domanda italiana, la domanda tedesca. Poi i tedeschi hanno fatto il grande sacrificio del Marco, e noi abbiamo fatto il grande sacrificio di avere una sola Germania. Eh? Loro ci hanno guadagnato, ma il signor Andreotti, per esempio, ne preferiva due, come ricorderà Erkolb. Non è, non, è, non è stato molto popolare. Anche perché no, all'epoca stava a Est, no? come la Merkel, viene dall'Ipsia, sì, sì. eh, quindi da Est. Eh, ricordo a Colbe il riferimento eh, implicito di Marcello De Cecco, che ringrazio, so che adesso eh, ci lascerà. Eh, è stato proposto formalmente poche settimane fa, poi accantonato dalla Merkel, l'idea di un commissario europeo. Di controllo sui bilanci Ma della Grecia. Ma ne ha fatta anche un'altra, eh, sì, sì. una... un cioè di proporre un fondo di ammortamento nel quale sono versati i contributi europei alla Grecia e che serve esclusivamente a ripagare, insieme ad altre entrate, il debito e che non è amministrato dai greci. Questo è, un... è proprio il controllo finanziario internazionale che dopo la guerra del 1945 a oggi è stato imposto solo allo Zaire una volta. Prima della seconda guerra mondiale invece un, un, un grande, guerra. diciamo un illustre storico dell'economia, collega di Marco Doria, cioè Gianni Toniolo, ha ricordato che nel 1922, finita la prima guerra mondiale, è crollato l'impero austro-ungarico, a Vienna, arrivò un tale signor Alfred Zimmermann, olandese di Rotterdam, che era l'incaricato della Società delle Nazioni di tenere i conti dell'Austria. Ecco, queste sono, diciamo, eh, eh, modalità molto diverse che non fare l'Europa unita in cui tutti ci controlliamo a vicenda. È d'accordo? Col... Certamente. No. Eh. Ma è stata giù... infelice con l'idea del commissario? È stato, ma anche, non, non credo che sia stata un'idea tedesca, anche, almeno non mi ricordo, in Parlamento non l'abbiamo discusso. No? Noi rispettiamo la sovranità greca, ma gli accordi vanno rispettati. E se eh, Samaras dice che il giorno dopo le elezioni tutto va rine, rine, rinegoziato, questo eh, insomma, è un modo come non si può comportare in Europa, no? Sure. Dobbiamo rispettare gli accordi stipulati, no? Marianna Vinciadis? Certamente, però l'accordo di per sé eh, l'ho letto questo fine settimana, e, entra in dettagli ben precisi su non, non è che si, che si chiede, non so, privatizzare gli enti pubblici, barra eh, tagliare la spesa del tot per cento, eccetera. Ci sono proprio dettagli su come si farà la riforma ministeriale, quali squadre, come oh, sarà. se, se pensi cioè... di scandalizzarmi, sai che la lettera. <ride> firmata Trichet Draghi della Banca Centrale Europea all'Italia ad esatto. agosto diceva, certo. per esempio, eh, modificare l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. Eh, si entra di il fatto in il metodo è applicato. Di col 18 ci deve sempre Ci ehm, sono nove. tante altre, diciamo. C'era scritto persino come andavano presi i provvedimenti per decreto-legge. Esattamente, esattamente, fanno anche riferimento alle leggi, eccetera, e per 50 pagine si va avanti così, dicendo anche che ci vogliono per ciascuna riforma proposta. Eh, per, per l'approvazione che sia in linea con lo statuto e che ci siano i tempi di approvazione e di sottomissione alla Troica quindi questo, sì. di fatto c'è il controllo non c'è più la sovranità ma questo, quindi allora, quindi allora non c'è più la democrazia voglio capire qual è la differenza di questo passo anche, preciso questo anche, sì. di cui stiamo parlando ma, ma, è anche la, ma, ma questa è la conseguenza se vogliamo l'Europa unita questo... Eh, Beh. E incide no, un certo, e una certa perdita di sovranità per gli stati singoli se vogliamo l'Europa unita e affari, è giusto cedere sovranità affari, ma a chi? Eh, chi? all'Europa all no? e affari finora interni all'Europa oppure a Mercosì come no, qualcuno dice no, no. Perché no. finora questa Europa ha avuto un direttorio di fanno Parigi Berlino nel no. quale diciamo che Berlino contava Ed un po' di più adesso State affari, cercando anche di farlo rieleggere. Se vogliamo l'Europa, affari finora interni diventano affari europei e, e li discutiamo. Beh, se, se lo vogliamo, no? I britannici, per esempio, non lo vogliono, no? È, 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 ma questa è la conseguenza dell'Europa, no? Un'Europa un vera sì. è un'Europa con ha una banca centrale che è garante dell'ultima istanza e invece non lo è, è, un, è una mostruosità dal punto di vista istituzionale. Secondo c'è un bilancio europeo e delle politiche fiscali anche redistributive. La Louisiana e il Massachusetts hanno dei livelli di reddito pro capite diversi e c'è il governo federale che trasferisce un po' di risorse dal Massachusetts al Mississippi o alla Louisiana. Una, una struttura federale? Dopo la quello. campagna elettorale tedesca tutto questo. prima, prima Non si niente. può neanche dire, vero? Volete proprio che non venga rieletto il nostro deputato? No, 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 della Ma Questa è la conseguenza carità. Questa è una certa eh. perdita di sovranità e la conseguenza sì. dell'Europa. Sì, non lo diremo è questo è ma anche prossimi Per molti, per molti tedeschi è molto amaro, no? Adesso, adesso, anzi, la Merkel è impegnata nella campagna elettorale francese, come sapete. Sì. Quindi adesso, eh. una cosa per volta. Saluto De Cecco. Eh, mi fermo per la pubblicità eh, e quando rientreremo, come dire, andremo ancora più lontano, anche se per la verità le abbiamo incontrate a Roma. Abbiamo intervistato con Federica Boccellari eh, due eh, leader di riferimento del movimento Indignados eh, a livello mondiale: sono le cilene, le giovanissime eh, militanti eh, cilene della Federazione degli Studenti Universitari. E della gioventù comunista. Camilla Vallegio e Carol Cariola erano a Roma e vedrete come ci guardano loro eh, dentro alla crisi del primo mondo il mondo che un tempo li colonizzava. <silence> L'Europa e gli Stati Uniti sono stati per molto tempo le grandi potenze mondiali, ma il loro sviluppo si è realizzato sfruttando noi, le nostre risorse naturali e ovviamente il nostro stato di sottosviluppo. Oggi dal mio punto di vista il panorama non si sta esattamente capovolgendo ma sta cambiando. In Cile si concentra uno dei modelli neoliberisti più emblematici dell'America Latina e del mondo intero. Noi siamo stati un esperimento degli Stati Uniti, dell'impero, durante la dittatura. In questo momento c'è un sistema mondiale che si sta esprimendo. È il sistema capitalista ed è questo essere in crisi. Ha raggiunto un punto di sviluppo in cui la sua disumanità si sta mostrando, rivelando. La crisi in cui si trova ora l'Europa è una crisi che in America Latina stiamo vivendo da molti anni. Il movimento Occupy Wall Street e tutti i movimenti degli indignados esprimono scontento verso il sistema economico che ha conseguenze sui giovani e verso quelle concentrazioni del potere economico e politico che dettano le politiche a livello nazionale e mondiale. Chiaramente ciascuno ha alle spalle uno sviluppo storico diverso, con identità e priorità proprie, ma in un modo o nell'altro tutti hanno come denominatore comune la lotta al neoliberismo e certo al modello capitalista neoliberale a livello mondiale. L'aumento delle disuguaglianze, la mancanza di sicurezza sociale, la mancanza di tutela dei giovani lavoratori, la crescita dell'ingiustizia sociale, la differenza di trattamento, la concentrazione del potere economico, la concentrazione del potere politico. Non permettete che in Europa avanzi un modello di sviluppo basato sulle privatizzazioni e sul neoliberismo, perché noi l'abbiamo già sperimentato ed è stato un fallimento. Ho 23 anni. Non sono l'unica dirigente del movimento degli studenti. Credo che i movimenti possono avere o non avere bisogno di un leader, ma bisogna stare molto attenti con la personificazione estrema dei movimenti. Perché i mezzi di comunicazione sfruttano questa personificazione, questa trasformazione di un singolo in simbolo, per poi attaccare in modo più diretto il movimento a partire dal suo dirigente, che è ciò che stanno attualmente facendo in Cile. Sì, perché in Cile Camilla Vallegio è diventata la sfidante del governo eh, e fa impressione per noi eh, in Europa e in Italia in particolare incontrare leadership così giovanili. A 23 anni eh, stanno girando il mondo eh, per anche darci questa sorta di monito. Guardate che noi l'abbiamo già sperimentato in America Latina. Eh, le ricette del cosiddetto Washington Consensus, le, che sia troica o che sia Fondo Monetario o chi che sia, chiedo a Stefano che è il più vicino in età, di, 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 di commentarlo. Beh, eh, quello che notiamo dal sistema capitalista è che in questo momento la grande differenza che c'è è che nelle sue origini, diciamo che i grandi capitalisti oltre ad avere la gran parte del denaro, comunque offrivano dei servizi alla comunità, possiamo dire. Quindi qualcosa che comunque era un beneficio verso il, anche, anche gli strati più bassi della popolazione. In questo momento si sta cercando di stabilire un, 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 diciamo, un sistema capitalista il quale stia cancellando questi diritti e questi benefici che prima c'erano, diciamo. Io no, sicuramente non sono né un economista né, 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 né niente del genere, però noto questo questa tendenza possiamo dire. Cioè, un atteggiamento di rapina di questa eh, finanza speculativa sì, per sì. esempio nei confronti eh, della Grecia. Volevo dire qualcosa a Dosi in proposito. Sì, no, la, la lucidità dell'analisi di, que, di, 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 di questi giovani, giovani leader del movimento. Ah, Cilene, ricordo. Cilene, eh, una, due remarks che sono molto in linea. Uno, il, uh, appena dopo la seconda guerra mondiale la quota dei profitti finanziari sui profitti totali negli Stati Uniti era tra il 5 e il 10% al picco prima della crisi è arrivata al 44% una cosa così uh, è anche è venuto un po' giù e adesso sta ritornando su No, oh, questa voglio che Dosi ce la spieghi meglio eh, perché ho sentito Senti. dei suoi interventi nei quali auspica eh, ed è eh, materia incandescente eh, sulle sorti future dell'Italia, della Grecia, della Romania, dei nostri paesi, un dimagrimento delle attività finanziarie, che però costa. Eh. Eh, allora, certo. eh, se ricordo bene, eh, il calcolo fatto da Dosi è che negli anni 80, intorno al 1980, eh, le attività finanziarie coprivano l'80% del prodotto mondiale lordo. Eh, le attività, eh, no? sì, sì, attività sì. finanziarie. Oggi sono invece quattro volte e mezzo eh, il, prodotto. il prodotto mondiale. cioè C'è stata una totale come dire, sì. ricopertura, ricopertura. Del, dell'economia. E, e queste sono naturalmente delle domande sul prodotto mondiale, naturalmente perché queste attività finanziarie vogliono essere remunerate. Uh, per cui si mangiano via una quota crescente di profitti, di profitti lordi in generale, uh, prodotti e nello stesso tempo tengono compressa la quota dei salari sul reddito. Sì, ma farle dimagrire fa molto male a, a chi eh, ci campa, diciamo. Certo, uh, però a qualcuno deve fare male uh, e. Credo che sia ora che faccia male ai finanzieri um, e gli faccia anche molto male. Dopo la crisi del 29, si sono lasciate fallire le banche, negli Stati Uniti sono fallite, credo, più di mille banche. A questo punto, in questo meccanismo perverso di privatizzazione dei profitti e socializzazione delle perdite, si sono salvati tutti, too big to fail, troppo grandi per fallire, coi soldi del contribuente, e questi hanno... Tra l'altro, la retrattezza del sistema finanziario italiano per una volta si è andata bene perché questi hanno giocato di meno con queste porcherie sì, esotiche. Sì, però eh, prima già c'erano le obiezioni di Fubini. Eh, Dosi sostiene che se l'Italia smettesse di pagare questi mostruosi interessi sul debito sì, eh, che le gravano addosso... Si no? è sì, che è una versione più, più soffice di quello che stai dicendo. Sì. Non una... Una botta sconsiderata, ma una ristrutturazione. Allora, provocherebbe uno sconquasso: l'Italia che, che ristrutturasse Io il pagamento dei polit... uno, uno sconquasso eh, persino nella finanza statunitense, non solo in quella europea. Ma questo sconquasso dice Dosi non sarebbe poi così nocivo. Perché riprodurrebbe, ci farebbe tornare a un rapporto tra attività finanziarie e attività reali. Molto più fisiologico Dovrebbero certo. chiudere delle banche Dei Posso, fondi di investimento Dovrebbero Un pezzo del sistema bancario dire Dovrebbe dire essere Io eh, Fermate il mondo Voglio scendere eh, È Mi un pochino conto? pericoloso Se lei struttura il debito eh, Cosa succede? Banche falliscono eh, non prestano più soldi alle imprese che smettono di pagare gli stipendi, no. si rovina il risparmio. Voglio, voglio dire una cosa, sicuramente questo è un problema e, ed è una cosa molto negativa. Dobbiamo anche chiederci perché il settore finanziario è esploso in questa maniera ed è esploso perché ci sono questi squilibri nel mondo per cui il debito è aumentato fortissimamente e tutto quello che è costruito attorno al debito è da un lato. Dunque se noi non vogliamo avere questi finanzieri fra i piedi, la cosa migliore che dovremmo fare è cercare di ridurre il nostro debito. Punto numero uno. Punto numero due, probabilmente per le tecnologie che permettono l'intermediazione finanziaria con una rapidità eh, molto superiore a prima, e dunque aumentano il valore nominale dei titoli. Dei titoli no? Però, assolutamente, io non penso, non penso che possiamo uscire dalla realtà. La realtà è che abbiamo un debito, dobbiamo gestirlo e dobbiamo ridurlo. Non dire cancelliamolo e torniamo a prima. No? Non, Questo vale non... anche per la Grecia, dove eh, il default, la bancarotta è data per acquisita? Eh, io ho l'impressione che dopo le elezioni eh, Samaras abbia una, eh, po possa valutare politicamente di avere convenienza a fare un default, perché la Grecia in realtà sta andando in equilibrio di bilancio al netto di pagamenti degli interessi, cioè non avrebbe più bisogno di finanziarsi all'estero, e dunque potrebbe pensare di fare un vero default. Naturalmente, naturalmente sarebbe, cioè, ancora una volta, per scendere dall'euro. Forse io personalmente quello che mi aspetto è che invece di annunciare un giorno ci sarà la nuova DACMA, vi ricordate negli anni 70 quando circolavano gli assegnini in Italia? Come cioè. introdurre un po' alla chetichella degli strumenti di pagamento paralleli e questo potrebbe accadere so in, che in Grecia so persino negli Stati Uniti d'America ci sono degli stati che propongono di fare monete sì. locali però ancora una eh, volta California eh, così. Dal a, abbiamo l'illusione che si sta facendo tutto male sicuramente si stanno facendo molte cose male soprattutto nei tempi e nei modi eccetera, e se facessimo in un altro modo tutto andrebbe a posto non è così purtroppo e eh, probabilmente se introducessero la dracma avrebbero iperinflazione e soffrirebbero molto questo lo farebbe un politico, Samaras, dopo le elezioni d'aprile. Chissà chi sono in Italia i politici eh, che possono immaginare di prendere il posto dei tecnici. Eh, credo che eh, Kolbe e eh, l'opinione pubblica tedesca guardino con molta preoccupazione eh, alle evoluzioni anche nella classe politica italiana. Eh, e, e qui arriveremo tra poco a Doria. Ma voleva. Un amico greco, aggiungerei qualcosa? Se qualcosa. Ho sentito parlare di Samaras e eh? ne approfitto perché è un aspetto molto importante quello che sta dicendo. Samaras toccato, è il leader di Nuova Democrazia, il partito di centrodestra greco. che Potrebbe essere, stando agli attuali consensi di voto, il prossimo primo ministro. Ha fatto parte di un governo che in cinque anni ha portato il debito greco da 160 miliardi di euro nel 2004 a 240 miliardi di euro nel 2007, 298, quindi 300 nel 2010. Non è mai stato chiesto di rendere conto di questa tragedia, di un deficit palesemente dichiarato falso nel 2009. Nessuno ha chiesto conto di questa cosa e questi criminali, che sono criminali, continueranno a governare questo Paese. Sono Come? già nel governo. Sì, ma non solo. Hanno ostacolato le richieste dell'Europa per tornaconti elettorali fino a fine novembre, quando davanti all'evidenza sono stati costretti lui e il capo dell'estrema destra a correre in soccorso il Papa Andreu, che aveva chiesto un governo di unità nazionale già a luglio scorso e gli era stato negato. Adesso, per no, tornaconto elettorale, ha detto che vorrebbe rimettere in discussione gli accordi dopo lelezione. La Grecia purtroppo non è un paese ricco e indipendente economicamente, io voglio che lo diventi, perché non voglio più chiedere la carità a nessuno. Per farlo deve farlo diventando un'economia indipendente con le proprie gambe, forte, autonoma, tagliare le spese, tagliare gli sprechi, e smettere vedete? di assumere a ogni elezione migliaia e migliaia di persone che non servono perché tolgono il lavoro di Siamo giovane. di nuovo alla ricerca dell'indipendenza come. Ahimè, all'inizio dell'Ottocento, quando Delacroix però vi dipinse eh, morente la Grecia eh, schiacciata ancora all'epoca all dai Turchi, dagli ottomani. Volevo ricordare che nella stessa trasmissione che abbiamo visto prima, il primo ministro Monte aveva detto che qualsiasi manovra riforma eh, che richiede sacrifici così grandi dal popolo eh, deve essere giusta e credibile. Qua dalle manovre greche manca sia la giustizia, giustizia sia la credibilità. Quindi né la gente, né il popolo, né gli di tutto il mondo, né i mercati credono che queste manovre avranno un'efficacia. Non c'è nessuna prospettiva per il futuro e nessun investimento vero per la Grecia. Allora, eh, Dica subito Sulla sovranità eccellente. che si diceva prima la cessione della sovranità. Io sono d'accordo se c'è un'Europa politica che ci sarà la cessione della sovranità, perché ci sarà una leadership politica. Ma questa leadership politica c'è. Io ne ho dubito, sia le, le leadership nazionali sia quella europea eventuale. Non una dittatura finanziaria. Allora, le belle eh, eh, come dire, illusioni o prospettive delle giovani dirigenti comuniste cileni. Eh, le eh, ipotesi molto serie del professor Dosi, collaboratore di Stiglitz, insomma stiamo, non stiamo parlando di eh, eh, sognatori o cialtroni, eh, si scontrano però con una circostanza di fatto, che i tecnici che oggi governano in Italia, in Grecia, in Romania eh, non la pensano così. Sono di altra scuola, Sono decisamente, di altra scuola. Eh? decisamente uno... di altra scuola. Ritengono prioritario onorare il debito. Se uno no? mi avesse sì, sì. detto vent'anni fa, eh, fa che uh, i, tecnici, i, i tecnici che si occupavano di economia andavano e venivano da Wall Street uh, alla velocità, con l'andata e ritorno, o altre istituzioni finanziarie, uh, avrei detto questo è proprio leninismo volgare, insomma, le Beh, società cioè moderne... sono stato molto a Washington, non a New York alla borsa, ma sei stato... No, io sono stato a Stanford, no, a sono, Stanford. sono stato a Stanford. California. Uh, e a Berkeley, quindi... No, questi, io avrei detto, guarda, è, è proprio, magari in Nicaragua sarà così, in Honduras sarà così, invece è vero, cioè abbiamo questi tecnici qui, sono tecnici che arrivano dalle banche, ritornano alle banche, ma rappresenta proprio l'interesse organico dentro alla politica della finanza. E questi qui non si faranno mai... Dove è la democrazia? Tutti questi tecnici, dove è la democrazia? No, no, ma poi ci sono tecnici e tecnici, voglio dire, questi qui sono, arrivano lì con i loro interessi e poi quando finiscono di fare il ministro del tesoro ritornano. Ma è costruita a, a sulla fare... democrazia, di questo tipo di valori, di questa cultura. C'è una democrazia tale che i, i deputati dei partiti che non votano le misure austerity vengono cancellati dal partito automaticamente. È so, successo questo in Grecia, che chi non ha votato il memorandum è stato Veniva cancellato espulso. dal partito? Cioè, sì, di che che 45 parlamentari espulsi ma sono e tutti però figli questi tecnici della stessa madre cioè tutti sì, non sono... certo. la stessa scuola diciamo cioè, la stessa ah, scuola sì, di pensiero a Milano abbiamo la Bocconi per dirne una che eh, esprime però, sia pure in maniera però, pluralistica posso una cosa, sì. sono terreno scivoloso perché sembra di, di essere antidemocratico cosa che non è assolutamente il caso però è vero che la politica eh, quella che si presenta alle elezioni e fa delle campagne elettorali ha discretamente fallito nel non dire la verità sulla situazione effettiva dei nostri paesi e dunque siamo in una situazione di emergenza perché c'è stato un cortocircuito nel funzionamento della democrazia, non perché stiamo cercando di reprimere la democrazia. Forse questo, su questo dovremmo un attimo riflettere: la politica ha fallito, si è parlato di, di nuova democrazia, ma i socialisti hanno falsificato i conti all all, quando sono entrati nell'euro, erano i socialisti, dunque le due parti. Peraltro all'epoca il governatore era Papa Demos, presumo che sapesse che i conti erano falsi. Oggi viene presentato come un tecnico, um, e su anche nel nostro paese non si può dire che la democrazia della... non abbia, abbia veramente funzionato molto bene. Ciò detto, non, non, sono, non è un discorso antidemocratico, ma una riflessione sul dire la verità in democrazia forse va fatta. Questa no? tensione, qui arrivo dallo storico dell'economia che si è messo in politica per diventare amministratore della sua città, di una grande città italiana, la più importante città tra quelle eh, in cui si voterà nel maggio prossimo, Genova, eh, ha vissuto questa tensione tra eh, la politica molto screditata, molto divisa e eh, la delega ai tecnici eh, che hanno un pensiero economico molto omogeneo. No? Eh, quanto può durare questa tensione, questa assenza di politica, la sua sospensione? Ma eh, secondo me non, non può durare molto. Adesso io ascoltavo, ascoltavo queste ultime battute del dibattito e non è che voglia fare adesso il giudice seduto sullo scranno, ma eh, veniva evidenziato intanto dal signore che citava le precedenti esperienze governative di Samaras, proprio le responsabilità della politica, cioè di personaggi politici che eh, raccontavano il falso sui dati di bilancio, personaggi politici che si assumevano, assumevano l'onere di assumere, per ragioni clienti di creazione di consenso, migliaia di dipendenti pubblici quando, quando non c'erano poi le risorse per stipendiarli. Quindi delle responsabilità precise e specifiche della politica ci sono state. Poi è la, la battuta sua, eh, tecnici di un'altra scuola i tecnici, i te le persone che hanno delle competenze tecniche non la pensano tutte nello stesso modo quindi ci sono, abbiamo ascoltato prima Marcello De Cecco è un signore economista che la pensa in modo diverso da altri economisti e poi ancora la battuta, la battuta della signora che parlava di credibilità e giustizia nelle manovre che vengono proposte quindi la miscela, la miscela ha, tanti, ha tanti ingredienti a livello, di città, a livello di città, secondo me, esiste poi un problema, intanto di rapporto con scelte politiche nazionali, che secondo, ecco, ho detto scelte politiche nazionali fatte da un governo di tecnici, ma ho detto subito che sono scelte politiche e come tali possono essere discusse. E a livello di città, poi invece, si sente, si sente molto forte, secondo me, il bisogno di rappresentare politicamente una comunità quindi i piani, i piani sono diversi i piani sono molto Ma... diversi e si intrecciano tra di loro Ma, Marco Doria ha preso il 46% dei consensi alle primarie del centro-sinistra, alle primarie del centrosinistra eh, eh, sì. distaccando nettamente il sindaco in carica Marta Vincenzi che ha preso il 27,5% e eh, Roberta Pinotti anche lei del Partito Democratica che ha preso il 23,6%. Nell'ambito di un calo generalizzato, di un calo dei di votanti che però sono stati in ogni caso 25.000 e allora quello che tende a sottolineare parlando un attimo di democrazia e democrazia è che per scegliere un candidato sindaco di una grande città del Nord, in questo caso hanno partecipato 25.000 persone con le primarie. Se non ci fossero state 7, 8 persone, 10, 12, dopo estenuanti riunioni avrebbero deciso candidato sindaco, candidato ministro meglio, esatto, meglio in 25.000 che in 6 o 7. Esatto, meglio in 25.000 che in 6 7. Adesso mi devo fermare per la pubblicità, ma prima sì. eh, intanto glielo devo chiedere: ma lei se lo immaginava di provocare lo sconquasso politico nazionale, eh, riunioni romane? Uh, denuncia di crisi interna al Partito Democratico, semplicemente perché ha vinto un di Non me lo immaginavo, ma non credo che ciò avverrà. Penso che eh, ragionevolmente rientrerà tutto su binari più, più di buon senso. Adesso, adesso, tra pochi minuti, ne parliamo. Tra l'altro, ho una sola curiosità personale. Uh -huh. eh, ai suoi non voglio richiamare, appunto stasera abbiamo parlato di eh, sangue blu di nobili tedeschi che diventavano re di Grecia. Eh, della, la storia dei, della famiglia Doria mi interessa poco, ma eh, invece eh, sono molto incuriosito dal fatto che suo padre sia stato diseredato perché fece la scelta di entrare nel Partito Comunista Italiano negli anni '50. È vero, questo sì, è, questo vero. è allora, Dopo ce lo racconta, tra pochi minuti. Allora, Marco Doria, che ha surclassato le sue competitrici del Partito Democratico alle primarie eh, di Genova, eh, sarà il candidato sindaco. È vero che. Eh, per l'occasione ha comprato il primo telefonino della sua vita? No, io per la verità no, eh, ho comprato il primo telefonino della mia vita alcuni mesi fa, cioè ero arrivata a 53 anni senza possederne uno e A 53 anni Oddio. mi hanno obbligato. Questo in casa <ride> della televisione della tele è come un maleducazione, applaudire. <ride> sì, ho dovuto fare delle cose per me molto nuove. Comprare, e devo dire che adesso, per la verità, non, non, non ne posso parlare. Squilla parecchio. Comprare il primo cellulare della mia vita, e poi, anche questa mi mancava, aprire una pagina Facebook. Anche questo non è, mi mancava. Ecco, adesso... Però non voglio tralasciare la domanda lasciata in sospeso. Eh, suo padre, Giorgio, mio padre, Giorgio, eh, sì. decide di entrare negli anni 50 nel partito comunista, e per questo la famiglia. Eh, I suoi mio genitori nonno, mio decidono nonno di che, diseredarlo. Mio nonno, mio nonno che, che tra l'altro, mio nonno era una figura, una figura interessante perché era. Un liberale rigorosamente antifascista eh, negli anni... Negli anni e ha vissuto del... come un tradimento di classe la scelta di suo sì. Sostanzialmente sì. Cioè un borghese sì. non può andare con i comunisti? Esattamente. E quindi non fu, accettata, non fu accettata questa scelta e quindi mio padre se ne andò di casa Sa e che... fece la sua vita, insomma. Sa non... che il suo prossimo avversario... Per, questa volta non alle primarie, ma per diventare primo cittadino di Genova, stasera l'ha salutata con grande rispetto. Si chiama Enrico Musso, è uscito dal PDL. Eh, si è proposto, guarda, un po' anche lui, come più simile ai tecnici che sono al governo oggi. Dice, sì, con questa finzione sì, sì. dei tecnici che fanno delle scelte oggettivamente indiscutibili. E beh, poi ha detto: sarà la sfida fra un eh, economista. Eh. Eh, che si dichiara rispettabilmente comunista, Doria, e l'altro nitidamente liberale, Musso. Accetta questo schema? Ma, guardi, secondo me, eh, nonostante, nonostante Enrico Musso voglia proporre questo cliché, io direi che i tempi di eh, Peppone e Don Camillo sono finiti secondo questi, secondo questi parametri. Io non mi sento Peppone. E certo Enrico Musso non è Don Camillo, non è sicuramente capace di fare i miracoli. Ah, ecco. <ride> eh, dicono che sia stato un miracolo eh, questo suo 46%. No, non credo nemmeno questo. <ride> non questo credendo mi... nei miracoli, non credo di aver compiuto. Nel senso alcuni... che se lo aspettava un successo di queste dimensioni? No, di queste dimensioni per Nessun la verità. Nessun giornale no. l'aveva pronosticato. Eh? Sì. Pe... Però, eh, non che i giornali vadano poi eh, troppo sul eh, non, non avevano, mm. almeno a livello locale, secondo me, eh, non avevano avuto la capacità di cogliere quanto, quanto stesse bollendo in pentola, mm. proprio gli umori, gli umori di un popolo di centrosinistra che stava mostrando de dei chiari segni di insofferenza per come veniva così come si proponeva il centro-sinistra. E eh, questa me la deve spiegare proprio bene, perché sa, noi qui all'Infedele ci compiacciamo di avere intuito per tempo il fenomeno Pisapia, dalle primarie di Milano poi alla sfida con la Moratti. Sì. Ma qui si trattava del vento di cambiamento, come poi l'hanno chiamato, uh, in cui finiva un ciclo politico della destra, che governava da vent'anni Milano. Invece lei è andato a prendersela con... Eh, una amministratrice di sinistra la Marta Vincenzi che era proprio venuta qui all'infedele a dire faccio la scelta delle primarie prima dell'alluvione, prima certo, di avere eh, sì. l'infortunio che sappiamo ecco, la scelta delle primarie in... l'ha fatta ma l'ha anche subita eh, il partito democratico stasera ha detto di essersene pentita eh, molto arrabbiata anche con lei, eh, sì, di tanti beh... politica il PD si è fatto male da solo. Eh, però eh, anche in questo io direi eh, nel momento in cui ci sono dei risultati eh, per, per i quali si vede che il sindaco uscente prende il 28% o 27% quello che è, dei voti e qualche, qualche esame di coscienza dovrebbe farselo. Eh, come mai ha preso così pochi voti? Eh, perché c'è stato un complotto generalizzato? Questo non direi. Eh. Ecco, ma questo bisogno del popolo di centrosinistra eh, di discontinuità, eh, come se lo spiega? Ha una rilevanza politica anche nazionale? Ma sicuramente, sicuramente sì. Ecco, io credo che, e su questo ho puntato molto nel corso di questa campagna per le primarie. Credo che il popolo del centro-sinistra abbia bisogno di persone, suoi rappresentanti, che parlano un linguaggio un, linguaggio un po' diverso da questo stereotipato un po' da, da politico professionista. Questo è un punto, un punto rilevante. Che dimostrino, dimostrino anche una, una buona dose di disinteresse personale. Insomma, eh, penso che i cittadini del centro-sinistra eh, abbiano, abbiano un po' eh, a noia a vedere eh, persone che passano da un incarico all'altro, da un'amministrazione all'altra, da un ruolo all'altro. Marta Pratic Vincenzi era già stata Presidente della Beh, provincia. Hanno ha, avuto un, un lungo, lungo cursus honorum, cominciato eh, proprio con dei ruoli di evidenza cittadina, come assessore in comune, poi per due cicli presidente della provincia, eh, poi di nuovo assessore in comune nell'amministrazione Perico que per un troppo, breve periodo, dice. parlamentare europeo e poi eh, sindaco della Troppe città. Troppe carriere. Ma dice stasera Bersani, eh, precisando che da domani in poi eh, sosterrà eh, con convinzione. Marco Doria, candidato sindaco di Genova, ha convinto di vincere eh, con, con lei. Eh, ma dice: se il Partito Democratico avesse presentato alle primarie una candidatura sola, non sarebbe finita così. Non ho idea. Io so che eh, con questi risultati da solo ho preso il 46% dei voti e non sono in grado, eh, non penso si possa, si possa essere certi che un'unica un candidatura eh, eh, maturata in ambito PD eh, potesse totalizzare la somma algebrica delle due in campo. Eh, si, si potrebbe anche immaginare che una parte, una parte di, di elettori che hanno optato per l'uno o per l'altra candidata, se non avessero avuto la possibilità di scegliere quella a loro preferita, magari avrebbero potuto votare per me, ero già al 46%, poteva anche arrivare forse, chi lo sa, al 51%. Comunque siete da la solo, terza grande città italiana, dopo, eh, no la quarta, dopo Milano, Cagliari e Napoli, si aggiunge ora Genova, stiamo parlando di eh, capoluoghi regionali importanti nei quali eh, viene portato avanti dagli elettori del centro sinistra una figura eh, di outsider più a sinistra del PD. Eh, sì, questo sì, questo eh. certo. Secondo lei questa è una tendenza nazionale che appunto eh, lancia un messaggio anche a chi sostiene il governo Monti, faccio per dire. In parte penso di sì. In parte penso di sì perché eh, mi riallaccio alle, alle questioni che erano state toccate, affrontate prima. Eh, mi, pare, mi pare che, che sia evidente eh, che ci sia bisogno di eh, politiche che, siano, che appaiano credibili e giuste. Eh, quando, quando si percepisce o si ha, si ha meglio si ha difficoltà a percepire eh, una, una equità. Eh, piena in certe manovre e è, è inevitabile che si aprono, si aprono degli spazi per chi magari questa equità la richiede con più forza. Quindi in questo senso risponderei positivamente alla sua domanda. Quindi non pensa che la prossima sfida che l'attende con il candidato Musso, appunto che è un indipendente del centrodestra, sarà la sfida tra Musso che sostiene il governo Monti e Doria che invece si oppone al governo dei tecnici? È una caricatura questa? No, è una, una semplificazione perché poi bisognerebbe eh, trasporre, trasporre questa discussione al livello delle problematiche di una grande città come Genova, dei problemi concreti della città. Può essere, può essere un, aspetto, un aspetto della discussione. Io eh, poi, peraltro, rispetto al governo Monti, eh, voglio dire che eh, come cittadino. Di sinistra. Ho gioito quando si è insediato perché mi sono sentito liberato dal precedente governo. Primo punto. Secondo punto, ho apprezzato anche il linguaggio, il linguaggio utilizzato. Che era un linguaggio eh, che, però, eh, mi poneva eh, di fronte a problemi evidentemente concreti, drammaticamente concreti. Se, serie. Eh, ecco, la serietà, serietà dell'approccio è un, un altro dato che ho apprezzato e che continuo ad apprezzare. Il, il terzo aspetto, però, su cui invece, secondo me, è assolutamente eh, legittimo discutere, mm. è la eh, eh, supposta oggettività delle scelte che vengono suggerite, ecco, queste possono essere discusse. Esempio concreto che ho ripetutamente citato, anche in maniera semplice, ma perché era eh, nitido secondo me nella sua evidenza, è quello che non, non si capisce per quale motivo un, un possibile sindaco di una grande città e più in generale delle comunità cittadine debbano accettare che si operino dei tagli al Fondo Nazionale Trasporti mette in ginocchio i sistemi della mobilità urbana nelle grandi città, quando si continuano a spendere somme assurde per gli F-35. È il discorso ecco. sulle spese militari che abbiamo fatto già prima fatto? Mi mancava, a proposito della sono, Grecia. Sono no, no, tornato. Sono in armonico. Grecia sono molto, molto più forti. L'ultima cosa, gliela devo chiedere per forza, oggi, visto il clima di sorpresa, ma anche un pochino di costernazione con cui eh, è stata accolta la sua vittoria dai suoi, dalle sue competitrici. Dunque, la Pinotti ha detto: ora come ora è più l'amarezza che la voglia di andare avanti. Questo non era. Apro parentesi: a Milano i candidati sconfitti da Pisapia alle primarie non hanno fatto dichiarazioni di questo tipo: è più l'amarezza <sussurra> che la voglia di andare avanti? Hanno detto tutti: sosteniamo Doria, siamo qui al Sofia. La, la, la sindaca Vincenzi. Eh, ha detto d'ora in poi ve lo scordate, un sindaco donna in una grande città italiana. Io sono come Ipazia, la filosofa lapidata ad Alessandria d'Egitto Il segretario provinciale eh, Rasetto e il segretario regionale Ligure Basso del Partito Democratico si sono dimessi. Co lei può fare qualcosa per rimediare tutto questo dolore? No, beh, fatto, intanto, ma... il, il segretario regionale e il segretario provinciale. Eh, eh, hanno avuto, hanno avuto proprio la cortesia, che ho apprezzato ieri, il giorno del, del mio successo, di venirmi a trovare o di chiamarmi garantendo il massimo appoggio del Partito Democratico. Eh, si sono dimessi anche per sollevare nel loro partito una discussione e io. Non ho voglia di eh, così, immettermi nelle discussioni del Partito Democratico Genovese, ma ritengo che questi eh, due segretari regionale e provinciale si siano trovati in una situazione che non hanno contribuito a creare loro. Mi auguro. Ecco, mi aug ma un po' di conforto per la Vincenza e la Pinotti? Ma eh, secondo me la serenità le persone se la devono trovare guardandosi allo specchio dicendo abbiamo tante cose da, ci sono tante cose da fare nella vita quindi questa disperazione proprio io non la capirei pensate che hanno costretto a comprare il telefonino e a fare eh, anche l'affacciarsi la su facebook a uno come Marco Doria che seguiremo lo ringrazio molto Grazie. per essere venuto Grazie. la prima sera libera dopo le primarie eh, qui a trovarci all'infedele che chiude eh, ahimè con un dispaccio telegrafico di agenzia che annuncia che Moody's l'agenzia di rating Moody's declassa Italia Portogallo e Spagna eh, di un minuto fa voi greci scusate siete già come dire declassati da un po ma sembra come dire implacabile questa eh, Azione no? non finisce mai eh? mm. su questo mi colli di sorpresa lo metto Tutti siamo colti di sorpresa sì, perché il governo Monti sta svolgendo un buon lavoro. Sui just non sono paff, sì. visto che sono arrivata da Bruxelles, quindi c'è ancora una lunga strada da fare, ma è anche da parte nostra di non dare troppa importanza a queste tre agenzie insomma. Sono delle sono sono ah, agenzie private che so, danno sì. dei giudizi, ma è anche, sta a noi di valutarle. Insomma. Non dobbiamo anche sopravvalutarle. Ecco, no? Dobbiamo lei... fare i nostri compiti, no? dobbiamo ridurre il debito, e riducendo il debito non siamo più dipendenti da queste rating agencies. Sì, eh, c'è il problema democratico posto dagli amici greci, che mm. questa Europa. Che deve parlare con una voce sola, che deve anche controllare i bilanci dei singoli stati, sia scelta dai popoli d'Europa democraticamente e non sia un direttorio uh, autonominato. Sì. Chiaramente. Eh, L'Europa, eh, come ha detto Fubini, i governi tecnici sono una fase di transizione. Dobbiamo ritornare al voto popolare, anche al governo politico, anche se a volte eh, non hanno risolto i problemi, anche l'Europa va costruita... Non deve essere troppo lungo. Sì, e anche l'Europa va ricostruita su basi democratiche, no? abbiamo il Parlamento europeo e se vogliamo l'Europa unita, anche un giorno questo governo deve essere eletto dal Parlamento europeo, no? Ma questo è ancora un processo da fare, insomma. Certo. Vediamo quanto durerà ancora, no? Lascio l'ultima parola a Maria Ziguri che ha avuto la gentilezza di raggiungerci direttamente dalla piazza di uh, Atene dove torna, credo, già Subito. domani. Uh, che cosa farete ancora? Il memorandum è stato approvato dal Parlamento, adesso si parla appunto delle elezioni di aprile. Cosa si immagina che faccia il popolo greco uh, che ha trovato questa fusione? In io penso, di spero che prima di, di tutto di avere una solidarietà tra di noi perché questa crisi è come un'opportunità, mm. opportunità di cambiare ma non con cose economiche ma come persone dentro un eh, processo de secondo me molto più importante. Le interessa la campagna elettorale che ci sarà? In aprile, no, 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 non mi interessa la politica, non credo alla politica. Così finisce. Così finisce l'impedele eh, che eh, non a caso poi vede eh, la stagione dei tecnici come stagione. Il sistema democratico di non è ottimo, ma non c'è miglior sistema. Questa è anche la lezione che abbiamo imparato dalla caduta del comunismo. Insomma, non c'è alternativa al sistema democratico, no? Okay. C'è una differenza, posso dire solo questo: noi greci abbiamo due parole, to politico e i politici. La politica, To politico è l'idea, l'idea di. To politico. Dobbiamo puntare su questo. La politica, secondo me, la mia povera opinione, che è un po' falita. Dobbiamo riguardare tutto questo dall'inizio, è un'opportunità. Forse. Se la politica riesce a prescindere da quei dogmi dell'economia finanziaria che fino a ieri erano considerati assolutamente indiscutibili. Con il metodo DOSI oppure no, Fubini, lo vedremo nelle prossime settimane, che come vedete per l'Italia non saranno semplici. Ricordo che è appena giunta la notizia del declassamento stabilito dall'agenzia di rating Moody's. Per l'Italia, la Spagna e il Portogallo. Voglio ancora eh, ricordare eh, che eh, Emergency sta raccogliendo fondi per eh, il suo centro chirurgico di Kabul, la capitale dell'Afghanistan. È possibile contribuire con un SMS solidale da 2 euro, eh, mandando appunto l'SMS al numero di telefono 45. 508 per emergency a Kabul. L'invito a voi tutti di seguirci ancora sul blog, gadlearner.it dove andrò a leggere i vostri commenti. Grazie Colbe, grazie Maria, grazie a tutti voi. Ci grazie. vediamo lunedì prossimo.